no tiene la culpa. Caballo le danzavana, porque muy depresa. Buonasera, buonasera, ben arrivati, come state? Insomma, diciamoci la verità, 5 vittorie a seguire si sta molto meglio. Magari è bello perché poi non sentiamo più quelli che sparano a zero sui giocatori, sull'allenatore, sulla Roma, sulla proprietà, su Baldini, su Sabatucci, Sabatini. Diciamo la verità, li abbiamo fatti salvi tutti, anche perché poi adesso arriva il Natale, speriamo che la Roma, anzi noi siamo convinti che nelle forze della Roma di farci fare un Natale, un Capodanno di quelli alla grandi. Sono rimasti 2 scogli, il Chievo, la prossima settimana, domenica, e poi ovviamente ci sarà l'ultima dell'anno con il Milan in casa. E lì speriamo che le cose continuino ad andare come stanno andando. È chiaro che questa è una squadra molto giovane, è una squadra assolutamente di grandissima qualità, che ovviamente avrà il suo proseguio nel tempo. Questa è una Roma che è in grado di tritare tutti e nelle sue corde, nelle sue possibilità, sempre premettendo quello che ho detto prima, che ci sono molti ragazzi giovani, molta, molta gioventù nella Roma, per cui può anche succedere che magari si possa avere qualche passo falso. Però certo è che nessuno potrà più discutere su quella che è la qualità della Roma, nessuno potrà più discutere su quella che è la qualità dei giocatori della Roma. Si riacquistasse, come sta succedendo, e credo succederà, e di recuperare al 100%, anche mentalmente, con la voglia, col cuore, con la determinazione che è sua, anche Daniele De Rossi, io credo che ci dobbiamo preparare a divertirci, dobbiamo preparare il cuore a grandi cimenti, a grandi emozioni, perché questa è la Roma. È inutile che stiamo lì, io ho sentito tanti che hanno fatto delle marce indietro clamorose, colleghi che nel giro di 3-4 settimane si sono rimangiati tutto quello che c'era da rimangiarsi. Allora non ci capivi niente prima, o magari io mi devo preoccupare perché non capendoci niente prima, non vedo perché adesso i due giudizi, siccome sono positivi, dovrei dargli avvitamento. È sicuramente un qualche cosa, tanti parlano di pallone, lo dico da anni, da decenni, e non hanno mai respirato l'odore di uno spogliatoio. Lamberto? Non sanno neanche cos'è uno spogliatoio di calcio, è vero che non devi far cavallo per sapere. Però certo è che molta gente parla senza avere un titolo, parla senza avere nessuna esperienza di quello che è lo sport, delle motivazioni dello sport, perché si può andare bene, perché si può andare male, perché ti puoi riprendere. Non è che fai la riffa, no? Esce la pallina e hai vinto. Non è esattamente così. Il calcio è una cosa seria, che i giocatori della Roma, a partire da Piris, che è stato massacrato nelle prime 7-8-9 settimane di campionato, non è che adesso è sbocciato tutto a un tratto e è diventato un buon giocatore con la possibilità di diventare un ottimo giocatore, ma questo vale per Marquinhos, vale per Marquinhos, vale per tutti quelli che la Roma ha comprato, lo stesso Castan, che sembrava un oggetto misterioso, Bradley, ma tutti hanno dimostrato di avere delle qualità importanti, tant'è che Zema sicuramente avrà dei problemi nella prossima partita, perché chi lasci fuori? Pjanic, Lamela, Osvaldo, Destro, ecco. Adesso ti incominci, tu tifoso giallorosso, a fare la bocca grande, come si dice in Sud America, cioè a vantarti di quello che hai, anche se fino a poche settimane fa ci sputavi sopra, veramente c'era una turma di gente ignobile che non vedeva l'ora per poter sparlare. Poi Zeman, la Roma, i ragazzi, Totti, hanno tappato la bocca a tutti. E io questa Roma me la godo, perché me la sento sempre mia, perché non è la prima volta che ci troviamo in situazioni dove tutti gli sparano addosso e poi la Roma invece fa vedere di quello che è in grado di fare, perché la qualità non la puoi discutere. La qualità dei giocatori della Roma è fuori concorso per tante. È la squadra più forte di questo campionato, anche se dovesse arrivare ottava. Secondo me è più forte della Juventus, è più forte nei ricambi, forse era, e speriamo invece recuperi, quello che era il gap con la determinazione dei piemontesi, perché quella era una cosa che è una cosa che sicuramente gli fa onore, ed è quella cosa che gli fa fare quella marcia in più. Se la Roma recupera
cattiveria agonistica, recupera determinazione, come è stata in grado di farci vedere non tanto con la partita con l'Atalanta, che anche lì però ci ha fatto capire l'abisso, no? Questa Atalanta che ci aveva messo in difficoltà, che ad un certo punto la Roma ha maramaldeggiato con 6 titolari di meno, no? Se parliamo tra quelli che hanno giocato col Siena e quelli che hanno giocato avanti ieri. Allora c'è una grande realtà di preparare il cuore, di preparare a godere. Loro devono stare con i piedi per terra, la Roma deve stare con i piedi per terra, Zeman, i giocatori, i dirigenti, loro devono stare con i piedi per terra. Ma alla gente dico, se puoi godere godi, perché domani non v'è certezza. Vi voglio bene, c'è solo la S Roma, tutto il resto è noia. Allora passiamo a presentare gli ospiti di questa sera. Come stai, Sarairo? Prima cosa, sempre più splendida, sempre, sempre più bella, diciamoci la verità. Questa cura degli Orazzi e Curiazzi ti sta facendo bene, ti sta imbellendo, eri già bella prima, ma adesso proprio sei spumeggiante, come posso dire? È la realtà. Sei di parte, Antonio, dai. Non sono di parte, sono semplicemente sincero. Allora, partiamo... Iniziamo con il nostro caro allenatore Lamberto Leonardi. Un grande. Grazie, 7 promozioni. Grazie per il grande. 7 promozioni, ho visto uno con 2 promozioni, hanno fatto un cartellone così a Sky. 7 promozioni, Lamberto Leonardi, no, perché poi le chiacchiere stanno a zero. Grazie come sempre. Sono 20 anni e spicci che stiamo insieme, Lamberto. Ma questi che ne sanno? Lui, il dottor Antonio Del Greco. Un grande. Il prossimo, e io veramente lo dico con tutto il cuore perché lo torno a ripetervelo, è uno che dà l'anima. Dalla sua voglia, la sua lealtà, la sua onestà. Il prossimo presidente della Federazione Italiana di Pugilato è lui, Antonio Del Greco, ti voglio bene e grazie. E il vicepresidente AIRC, Fabrizio Di Francesco. Guarda, buonasera, come dice, beh, io ci ho messo 15 anni. Per imparare l'hai invece, bravissima. L'hai imparato subito. In 2 giorni sa tutto. Me lo insegna addirittura. Sa pure il nome e il cognome. Quello è il dramma. Che io invece ogni tanto devo dire che mi... Sì, io sai, ci ho fatto delle gaffe terribili. Gaffe, insomma. A francese. Mo gioco. Dai, sì. Che c'è? Claudio Rosi, vieni Claudio, vieni. Ti devi microfonare. Microfonati. Allora, vi è piaciuta questa cosa qua? Come, poi lì abbiamo lui, il maestro. E poi sì, il nostro strepitoso Piero Milignano. Grazie, buonasera, maestro. Buonasera Antonio. Che sta spopolando in Sud America come non succedeva. Grazie agli Orazzi e Curiazzi. Non so adesso, prima di te, Piero mio, quanti in Sud America ci sono stati, io mi ricordo Reitano, altri che sono stati, lo stesso, come si chiama, porca miseria, non mi viene, sono un italiano, chi la cantava? Toto Cutugno, in Sud America spopolava. Beh, diciamo anni Antonio, 90-95, sì. Spopolava. Diciamo però, vedere la tua canzone tanto cara. Sì. Nei vari CD e LP dei vari cantanti, delle canzoni, insomma, per gli italiani trovare Al di là, La lontananza, Volare e Champagne e poi vedere la mia canzone tanto cara, quindi è stata veramente un momento. Lo sai che sono contento perché ti sento una mia creatura, anche se grazie, siamo Antonio. Amici, no? Però sono contento perché vuol dire che finalmente piano piano come hai creduto sempre in Piero. Sempre, da tanti anni. Andiamo avanti. Grazie. E più sono convinto della tua straordinaria forza, della tua straordinaria qualità. Poi abbiamo anche una sorpresa stasera, a parte il nostro straordinario. Dico bene di Pasquale? Sì. Roberto. L'ho detto bene, perché io, Roberto, certo, ma io siccome so sempre, sai che con lui facevo mica per scherzo io, Fabrizio Di Francesco, Francesco Di Fabrizio, come c'è apposta, no? Quando vengono con 2 nomi devi sempre il dubbio, certo. Ho detto giusto o ho detto male? Allora, detto questo, poi là dietro invece abbiamo una sorpresa, credo straordinaria, credo anche graditissima, perché c'è la nostra Tiziana e il nostro Alessandro in rappresentanza di quella che è una creatura che è nata da poco, che è il Vienna Club, ma poi, insomma... Li vedete, sono già con i costumi di scena, poi ci racconteranno qualche cosa e c'è anche una sorpresa, mi ha fatto una richiesta, vediamo un po' se riusciamo a quagliare tutte le cose. Intanto è arrivato Claudio Rosi, come stai Claudio? Ciao. Tutto bene? Buonasera a tutti. Il grande, il mitico, dillo tu, se no poi dice non me l'hai fatto dire a me, no lo deve dire lei, dai così iniziamo bene. Il dai. Grande Claudio Rosi, grande in che senso? Di peso, un uomo di peso. No, stai pure a dimagrire, devo dire la verità, no perché prima arrivava la panza, adesso invece adesso tua moglie sarà contenta, prima ammazzavi porafia, dai diciamoci la verità.
E poi lì c'è anche Sabatino. Dove sta? Sta entrando. Tra un po' entrerà dopo, dopo la pubblicità. Intanto vi facciamo un gran saluto, che viene a mettere anche il computer, chiaramente. Allora, volendo iniziare alla grande, voglio iniziare con te. Che ci canti? Allora, guarda, canto una mia canzone, sempre. Una canzone che sarà... Lei lo sa. Lei lo sa, già. Lo devo dire io. Qual è? Solo lei. Solo lei. È una canzone che sarà state cercando di farmi lanciata fuori in primavera da Franco Dani, però la cosa adesso attuale importante è che è stata scelta, viene presentata al Miden, che sarebbe il mercato della canzone, diciamo, mondiale, dove si riuniscono tutti i vari discografici del mondo. Nella mia ignoranza, ragazzi, nella mia bontà, c'è un mercato pensavo della canzone. Pensavo che solo lei la dedicavi alla Roma, solo lei, solo lei. Eh beh, certo, no. Ma quello sempre, Antò, 11 canzoni no, dedicate alla Roma. La Roma lo sai cosa deve fare, se ridere magnà. La partita più difficile, ancora più difficile di quella che si affronterà sabato prossimo col Milan, è quella col Chievo domenica. Non si scappa. Il Chievo è proprio la bestia da sconfiggere, perché poi con l'adrenalina a Roma sicuramente è un altro aspetto, no? Questa Roma mi sembra che è in grado di magnasse chiunque. Ma se dovesse superare il problema Chievo, guardate che... Dice come ha battuto la Fiorentina, l'ha ridicolizzata, perché la Roma ha preso la Fiorentina, se l'è magnata a mozzichi. Questa è la grande realtà, no? Se dobbiamo fare il parallelo tra il maestro e un ottimo allenatore, quale sicuramente è e diventerà ancora di più Vincenzo Montella, ma certo che è, che tra virgolette il vecchio gli ha detto aspetta che ancora prima di prendere il posto mio ce ne vuole, perché io so quello che vuol dire il calcio, sono 40 anni che insegno calcio, al mondo, l'hanno copiato tutti. Allora Antonio, lei... la dedichiamo allora alla Roma, solo lei. No? Poi anche a Sarai Rose, no, c'è solo la S Roma, solo lei. Anche la moglie di Antonio Del Greco, anche la moglie chiaramente di Lamberto Leonardi, perché poi Lamberto mi dice, mi muoia nasa, non mi mai. E la dedichiamo anche a un gruppo, a parte dovremmo ricordare tanti, no? Forza Roma, vorrei fare confusione, ma tanti, tra questi devo ricordare il gruppo storico Zeman, perché loro sono appassionati, ma devo dire tutti i gruppi che sono su Facebook, Roma.it, Solo Noi, Qui si rifà Roma, tutti, AS Roma, Curva Sud, non vorrei dimenticare nessuno, Forza e Onore, tutti, e poi ricordiamo anche l'almanacco, insomma, il tuo almanacco Roma.com, bravissimo. Me lo ricordo bene, lo ricordi bene, bravo. Almanacco Roma.com, così andate a trovare anche lui e devo ringraziarvi tantissimi, perché a seguito dell'idea dell'amico Alessandro che mi chiede ma perché non ci racconti nel mio locale la partita della Roma, magari Roma-Milan tra due settimane, devo dire che in due giorni siete entrati in 1100, senza pubblicizzare nulla, senza avere il cancan di radio di gatto, 1100 amici hanno detto non vediamo l'ora, e quindi vediamo un attimo quello che si riuscirà a fare. Allora, Antonio, solo scusa, lei, se me lo permetti, la voglio dedicare a due nostri anche a mia moglie, che ci seguono, a tua moglie, romanisti d'occa, a Salvatore e a Mare, che ci seguono sempre. Allora facciamo tutti di più. E io a mamma. Certamente, io credo che poi Roberto mi ha detto che c'è il reparto di oncologia dove ci sono tanti bambini che ci mandano un gran saluto. Dico bene Roberto, non sto dicendo una bugia, ci stanno guardando anche adesso come fanno spesso quando possono, perché la maggioranza lì sono romanisti, ma al di là della romanità, di qualsiasi squadra voi tifiate, ragazzi, noi facciamo il tifo per voi, che troviate la forza per andare avanti e per sconfiggere qualsiasi cosa si ponga sulla vostra strada. Quindi la dedichiamo anche al reparto oncologico pediatrico, credo, dell'ospedale Gemelli. Solo lei, Gesù. Solo lei. Sia quello di Palidoro e sia quello chiaramente lì sopra al Gianicolo. Al Piccio, non è Gianicolo, no, Gianicolo, lo dico bene, me lo ricordavo bene. Bella questa storia, questo amore, che cresce piano senza far rumore, lontano da ogni sguardo per sognare, a volte se ci credi
può far male, lo vivi e lo pretendi ogni momento, ma nonostante tu sai che c'è. Chi mi manca è lei, lei che mi fa vivere, questo amore unico, immenso e inconfondibile, è la verità. Solitudine, quella forza magica che mi aiuta a vivere solo e sempre lei. È bello respirare questo amore, accarezzarlo con la mente e il cuore, e stringerlo più forte da far male, con la paura che ti può lasciare. Lo vivi e lo pretendi ogni momento, ma nonostante tutto sai che c'è. Chi mi manca è lei, lei che mi fa vivere, immenso e incancellabile, solo e sempre lei. Incancellabile, solo e sempre lei. Sempre c'hai paura lei. Che te rufo, che prenda la chitarra. Solo la Roma. Solo lei. Mazza come canto bene, dai. Vabbè, diciamocelo. Grande Antonio. Dai, solo io provo, cerco, perché hai visto mai. Continua così, col piattino. Solo lei. Solo lei. La Roma. La Roma, c'è solo la S Roma, tutto il resto. C'è noia. Andiamo in pubblicità se sei contento. Eh? Se sei contenta andiamo in pubblicità. Esatto. Andiamo in ma pubblicità. Ma sempre con lei però, eh? Sempre con solo lei. Lei. Se no è finita. Andiamo in pubblicità, a voi la linea, a grazie. La vedi che dice? A Roma, Vienna Club. Oltre 500 metri quadri di divertimento e buona tavola. Vienna Club. Martedì, giovedì e venerdì, scuola di ballo liscio, hip hop, moderna, latinoamericano, balli di gruppo e social dance. Nel weekend le grandi orchestre e i migliori DJ per ballare fino a tarda notte. Inoltre, 200 posti per cenare a prezzo fisso. Il sabato, antipasto primo a soli 13 euro. Antipasto, 100 posti per cenare a prezzo fisso a soli 18 euro. La domenica, pranzo, primo, secondo e contorno a 15 euro, con la possibilità del maxi.
Quando si parla in strada di competenza e affidabilità, si parla di Veloce. Riparazioni veicoli a 360 gradi, dalle auto d'epoca alle moderne e super lusso, con la professionalità che da oltre 40 anni ci differenzia su Roma. Veloce è carrozzeria, meccanica, centro gomme, convenzionato con tutte le compagnie assicurative e di noleggio, legale in sede, con rimborso immediato per i danni materiali e lesioni fisiche. Veloce SRL, via Giuseppe Devers 62, Roma, zona Romanina, 06 72 34 348, www.carrozzeriaveloce.it. Paolo D'Alessio Arte Orafa. Maestro orafo da oltre 20 anni crea gioielli. Inoltre esegue incisioni, riparazioni, incassonature, infilature collane, riparazioni su argenteria, ripara persino orologi a cuffie. Rivolgetevi con fiducia al laboratorio orafo di Paolo D'Alessio. Troverete anche una vasta gamma di orologi e tanto, tanto altro a prezzi davvero concorrenziali. Paolo D'Alessio Arte Orafa. Via Trionfale 13.840, presso il centro commerciale La Giustiniana. E allora, rientriamo. Grazie, grazie. Senza i miei fidi camera come farei? Allora, intanto vi dico che tutti quelli che questa sera manderanno i messaggi, li uniremo a quelli di giovedì prossimo e metteremo in palio, doneremo, come abbiamo già fatto in passato, la maglia messa e indossata da Totti nella partita contro il Siena. Per questo ringrazio ovviamente il capitano per esserci sempre e ringrazio ugualmente nella stessa misura un amico fantastico quale è Vito Scala, perché non ci fa mancare mai il supporto, l'apporto, è un trade union incredibile. Detto questo, Antonio Del Greco, l'hai detta pubblicità? Dilla, perché sennò poi... No, non lo dico più, mi sono offesa. No, dilla. No. Di pubblicità, che sono questi partono. No, dico. Adesso, la prossima volta. La prossima, vabbè. Antonio, allora, questa Roma ti sta convincendo, si sono aperti degli orizzonti che qualche settimana fa erano impensabili, ho sentito e letto di grandi firme che pronosticavano tutto meno che una Roma che potesse fare quello che ha fatto, qualcuno addirittura aveva detto le prossime tre partite se la Roma fa quattro punti è grasso che cola, ma grandi firme, insomma io poi potrei portare anche a visione questa cosa, perché ti dà la dimostrazione che non ci capisce niente a nessuno di pallone, no? Perché poi questa è la realtà. Quindi il pallone o lo affronti col cuore e avendo qualche legame tecnico per cui puoi raccontare un qualche cosa, di stai attento, state attenti, perché questa Roma la qualità ce l'ha. Magari adesso non riesce a metterla in mostra per 90 minuti, parliamo al passato chiaramente, ma se dovesse ingranare la Roma è capace di fare quello che noi abbiamo visto. Come la pensi tu e che prospettive hai? Beh, c'era... intanto qualche perplessità sulla squadra Roma, perplessità dovute al fatto che era uscitasi vincitrice da scontri con il Pescara e il Torino, ma in maniera molto poco brillante. Ci ha riportato poi alla realtà zemaniana il secondo tempo del Siena, dove tutti quanti abbiamo apprezzato un'ottima Roma, però non eravamo ancora consapevoli della forza della squadra fino a quanto era forte la Roma e quanto invece era debole il Siena, quindi avevamo anche questa critica, no, che ci portavamo appresso. Però poi il Torino fa 2-2 con la Fiorentina, qualcosa. Torino era dire, una, no? Una squadra ostica, perché il Torino, intanto il Pescara hai visto, è una squadra che comunque ha fatto risultati nelle ultime due domeniche, pertanto ha lasciato l'ultimo posto al Genova, quindi è risalita al terz'ultimo posto. Il Torino non aveva mai perso fuori casa, non aveva preso gol, quindi, sai, però comunque era uscita con due vittorie però un po' sofferte. Il secondo tempo col Siena ci ha lasciato ben sperare, tutti quanti abbiamo pensato forse è il momento più importante della,
del campionato della Roma. E così è stato, ha incontrato una squadra forte, una squadra determinata, una squadra aperta, che, badate bene, è vero che ha contribuito al risultato tondo della Roma, ma la Fiorentina ha giocato sempre così, ha giocato con tutti così. Quindi i risultati positivi che ha ottenuto, li ha ottenuti giocando in quel modo, aperta, garibaldina, certo. Pronta a rispondere agli attacchi delle squadre avversarie. Poi c'è stata la punzecchiata di Zema, ha detto, certo, che se mi vengono ad affrontare in quella maniera... Io con la mia Roma ho fatto capire, me li magno, li trito, di quello che io poi ho detto in trasmissione. E quindi, no? E quindi la differenza che si è vista in campo tra la Roma e la Fiorentina è proprio quella che è data dai suoi uomini. I suoi uomini rispetto a quelli della Fiorentina sono veramente il doppio, il triplo, il quadro, più veniva forti. Veniva 8-3 quella partita, non succedeva nulla. È una partita che poteva finire anche 3-3 però, caro. Cioè, pallone può succedere non, di tutto. Non dimenticare che... Se devi morire, verso, sai che il dio del pallone è preciso verso, come verso una gabbiale. Verso i minuti finali abbiamo rischiato grosso. Abbiamo rischiato grosso, e, però in ogni caso va detto che è stata una delle più belle partite del campionato italiano. Sinceramente una di quelle partite che ti riconcilia con il gioco del calcio. Io sinceramente, guarda, le sto vedendo quasi tutte, ormai guardo l'80% delle partite. Dopo Fiorentina-Roma l'altri mi sono sembra... Sono veramente partite da sonno, fanno veramente dormire. Cioè, io veramente, tranne qualche sporadica apparizione della Juventus, ma il resto è veramente poca cosa. Abbiamo un campionato veramente basso, basso, basso. Concordi come non e so sinceramente, pure quando perdo, comunque quando gioca in una maniera così un po' sai che con la Roma è diverso. La Roma è divertente, è divertente. E su questo se non altro, oltre a far divertire te, fa divertire anche l'avversario, perché certo, comunque certo. L'avversario riesce rischio, comunque no? Sempre a trovare qualche smagliatura. Questa Roma però è stata fondata. Io oggi ho parlato quarto d'ora, 20 minuti. No, e volevo finire poi con questa cosa. Volevo... Però ti stavo dando una calda, nel senso che parlando con Franco Baldini mi ha detto grosso modo quello che stai dicendo tu, che chiaramente questa è una Roma che va presa proprio per quello che è, anche in prospettiva futura, perché sicuramente sono tutti giovani e quindi devono crescere. Vai, continua. Sì, volevo sottolineare perché assoluto. Qualcuno ha sottolineato la prestazione maiuscola di Totti, che ormai non fa più notizia. No. Pjanic trovato in quel ruolo che sembra essere diventato adesso il suo ruolo. Osvaldo straordinario, destro che comunque va in gol, centrocampo perfetto, Piris uno dei migliori sembrava difensori. Sembrava Pippone a sentire, adesso... litigate che ho dovuto fare allora, da qua. Allora che c'è di vero? Chi c'è dietro questa squadra? C'è Zeman. La Roma contro la Fiorentina è stata la Roma di Zeman, ha vinto la squadra, perché ho visto giocare la Roma in un fazzoletto di 20 metri, si muoveva attacco e difesa in 20 metri di spazio, proprio il gioco di Zeman, con quattro passaggi arriva al tiro in porta, sono stati sono gli stessi poi di un mese fa, sì, ma ha anche detto che noi ci siamo avvelenati. E qui va fatto anche un plauso alla dirigenza romanista, perché nonostante le critiche, nonostante alcune prese di posizione, ma che sono precedenti all'avvio del campionato. Se sei gente, convinto, però, gente della che qualità. È contro la società da sempre e che cercava il pretesto, quindi già voleva Zeman via, già stava pensando all'allenatore da sostituire. Ma può essere la società... mai lo spaghettone, il maccherone dalla situazione che mi dice che quella è una sega? Che... No, so. ha dimostrato di essere una società seria, dare effettivamente lo spazio e il tempo a un tecnico di preparare la sua squadra e prepararla bene. L'ha fatto l'anno scorso con Luis Enrique e non vedo perché quest'anno non doveva fare altrettanto, certo. Con Zeman, e Zeman ci sta dando i suoi risultati. Però non è facile vivere e squadra non sottolineare Totti, perché Totti forse domenica scorsa non ha fatto un'ottima prestazione, ha fatto solamente i due gol, ma ha sbagliato parecchi passaggi non è stata la partita di Totti, non è stata la partita di Pjanic, non è stata la partita di Piris, è stata la partita di Zeman. È veramente una squadra. No, ma sai, abbiamo visto una squadra. È fuori discussione tutto quello che tu stai affermando. C'è anche di vero che questa Roma, che è stata praticamente ricostruita da zero un'altra volta, io mi sono affannato da settembre fino a un mese fa, poi i fatti incominciano a darmi ragione, allora tutti pippa, no? Sti quattro carciofi che stanno lì, perché questa poi è la realtà. Ma quando una squadra la rifondi, 9/11 di squadra nuovi, tranne Pjanic e Totti, tutti quelli che hanno giocato con la Fiorentina, erano 9 giocatori nuovi, tra i 18 e i 25 anni. Ma di che parliamo? E poi hai visto la partita con l'Atalanta, è bastata un'accelerata, 3 gol a casa, senza storie. Grande Lamberto Leonardi?
come condividi, non condividi il tuo pensiero? Ma non è da condividere o da non condividere. Di la tua, sei sempre stato noi abbiamo sempre detto, sì. Se abbiamo sempre detto dall'inizio che se la Roma non arriva terza ha fallito, cosa vuol dire? Che vuol dire? Che la squadra c'è, no? Certo. Eravamo tutti convinti che la squadra avesse fatto un ottimo campionato. Tutti chi? Io però, ero convinto. Però bisogna... Chi tutti? Chi? No, chi? Tutti, qua dentro, qua dentro. Qua, no, ma poi mi sono avvelenato con tutti. No, quando si discuteva, te, quando giocherà mezz'ora, parlato, ma quella mezz'ora. Io te, quando ho parlato io con tutti. Poi è chiaro, c'è stato delle partite dove era giusto criticare la Roma. Come no? Come per cui non puoi... La critica è un conto sparare a zero. No, non è parare a zero. Era che a un certo momento... Zeman era uno scemo del villaggio. No, Zeman non sapeva quello che doveva fare. Non abbiamo detto che Zeman era uno scemo del villaggio. Sto dicendo te. Abbiamo detto che forse... Sto dicendo le chiacchiere. In quel periodo lì... Scusami. Forse ha gestito male. Lambè. Posso dire la mia. Cioè, devi... Però dico, sei d'accordo che l'hanno fatto passare per un grande periodo di tempo come lo scemo del villaggio? Quello che era un po' rincoglionito e che non era in grado di mettere una squadra in campo, ce lo vogliamo ricordare. Gli allenatori che sono diventati eccelsi, sì, pochi, se contano sulla punta dei certo, dita, no? Certo. Tutti gli altri sono un po' tutti scemi, certo. Chi più chi meno. Certo. Però quello che volevo dire mi ha fatto perdere sì, scusa il filo, hai ragione. E purtroppo mi chiedo, adesso chiedo non venga. Mi prendo. Maestro, sto chiedo dicendo, venga. Questo qui che volevo dire? Che qualche partita l'ha sbagliata. Che qualche partita, no, qualche partita oltre che l'ha sbagliata. All'inizio forse è stato un po' troppo pragmatico. Può essere tutto. Ecco. Ci sta tutto. Ed era a criticare. Ma siccome perché non è scemo. Delle partite che tu avevi vinto, forse con un po' più d'accortezza, non lo so nemmeno io. Scusa, oggi la Roma era seconda da sola, tranquilla e beata. E sono d'accordo, diciamo. Per me stava dietro la Juve. Ecco. Però tu mi devi dare atto che quando io ti raccontavo di questa Roma che era sicuramente mutata, non era più l'integralista, quando tu vedi che Totti ha libertà di muoversi in un certo spazio senti, di, e già lì la risposta che non è più 4-3-3 ma era diventato periodo, 4-3-1-2 in questo per dire, periodo no? La Roma dipende da Totti perché un giocatore come sta giocando adesso Totti forse non ha mai giocato neanche nel passato ma siamo, vabbè, se, però ste cose, capito, no? È grazie a Zeman è grazie, ma non lo so Francesco, se grazie a lui Zeman non credo grazie a Totti, Zeman grazie anche Totti, a lui quando si parla di Totti forse, prima senti, andarsi scusa forse, prima devi andarti a confessare apposta, prendere ostia ti devi purificare e poi puoi dire Francesco Totti è, prima è lui fa. È lui che è veramente un grosso professionista perché se a quell'età gioca in quella maniera come sta giocando non è mio nonno se c'ha 40 anni Zanetti perché non ci può giocare perché non può giocare se tu oggi come oggi in queste partite alla Roma di Zemma gli togli Totti sì. Non lo so non lo so, io non lo so. Non lo so. Posso dire una cosa sì, non lo so. Puoi aggiungere credo una cosa questo, poi sentiamo subito Claudio devo dire la sincera verità che ha giocato bene minuti, mi sono esaltato anche con quella partita certamente cioè, però anche senza Totti con sì, Pjanic che Pjanic è un fenomeno con Totti chi non riconosce attualmente il Totti di adesso però sapere che se non c'è Totti sapere che se non c'è Totti è uguale c'è qualcuno che si chiama Pjanic che ha grandi qualità tecnico da Pjanic mica abbiamo scoperto oggi no sembra che qui si scopra tutto allora perché se tu vai a vedere anche Zema l'ha messo dalla parte Pjanic perché se c'è stata la polemica quando ha fatto il gol è successo quello che è ancora successo adesso. Si vede, sì, si vede che qualche sì. Cosa c'è stato ma per di me, più c'è stato di più per di me, guarda, cosa. Il problema della Roma in quel periodo c'è stato che ci sono stati dei momenti che noi non conosciamo sì. Non conosco io non conosco io sono convinto che qualcuno che all'interno abbia di questa squadra qualche sono cosa è successo io ne sono convinto io ne sono e ha portato un po' questo io ne sono questo sfilacciamento sì lo so solo un attimo a chi è in linea ecco, un attimo basta. Soltanto allora la lealtà è quella che tu stai raccontando ma è altresì vero che chi mangia di calcio chi capisce qualche cosa di calcio anziché sparare sulla Croce Rossa o in una squadra che era in ricostruzione ci fosse stato meno veleno probabilmente qualche risultato è stato così. Sarebbe anche arrivato no, non è, però non la, è corretto Roma è sempre ma stato non è così corretto. Sempre ma non è corretto, corretto ma è così ma non è corretto sentiamo chi è in linea pronto? Pronto, buonasera buonasera sono venuta all'appuntamento hai visto che sì tesoro però hai sbagliato il momento mi devi chiamare gentilmente dopo la prima pubblicità tesoro e ti faccio anche merito che hai avuto ragione speriamo che te sbagli manco per sabato per domenica prossima no però ricordati che voglio il regalo panettone e torrone ma sì figurati se qui facciamo una colletta il panettone e il torrone esce fidati ci sentiamo dopo ti ho fatta vincere con l'Atalanta sì sì facci vincere fino alla fine facciamo anche di più di un panettone grazie intanto la Maga Circe che ci segue appassionata va bene così a dopo grande Claudio Rosi
www.calciomercato.calciomercato. C'è la magazine, ma sta... no, no, lo so, però è almanacoroma.com. Ma imbriacano. Allora, vai col tuo pensiero. Almanacoroma.com, tanto per citarlo, per farsi autopubblicità, ha scritto bene e male della Roma, perché io valuto questo, no? Allora, ci sono delle analisi serie, come ha fatto il nostro amico, dottor Del Greco. Dottor Del Greco. Quelle tecniche come l'ha fatta l'amico Leonardi, quelle professionali come le hai fatte tu, alle quali tu aggiungi molto cuore, no? Però a volte io ho imparato, purtroppo a mie spese, che solo il cuore non basta, bisogna essere distaccati per cercare di raggiungere poi... Ma lo sai però che negli ultimi 35 anni che parlo di Roma non ho mai sbagliato un colpo, perché quando c'è stato Samenà l'ho menati, però se c'erano delle possibilità... Chi capisce, chi magna de calcio, e tu sei tra questi, Claudio, sicuramente ha evitato di fare il gioco al massacro per chi? Per portare vantaggi a chi? Ma tu sai bene che la capitale, come ha detto l'amico Leonardi, anche la stampa si divide in varie fazioni, no? Dovrebbe, quelle che non sono a favore della Roma trovano tutti gli scambi. Non dovrebbe, perché sia a livello il cuore lo mettiamo da una parte, ma se uno è buono a giocare a pallone, Pjanic è buono a giocare a pallone, la Mela è buono a giocare a pallone, Osvaldo è buono a giocare a pallone, Destro è buono a giocare a pallone, chi altro è? Piris è buono a giocare a pallone, Castan è buono a non è così, insomma, per parliamo. Allora, al di là di questo, diciamo che però la fase di questo campionato della Roma io la vedrei in una fase ascendente, cioè in questo senso possiamo valutarla in maniera diretta, perché due gare a confronto, tutte e due di massima importanza, tutte e due valevoli per qualcosa, Roma-Atalanta di campionato e Roma-Atalanta di Coppa Italia, possono darci già un'impresa diretta a quello che è la Roma attuale rispetto a quella che era la Roma precedente. Con l'Atalanta che a parte Stendardo aveva tutti i suoi titolari, con lo stesso punteggio dobbiamo seriamente onestamente riconoscere che la Roma-Atalanta di campionato è un punteggio falso, perché la Roma non meritava quel 3-0, probabilmente poi dopo i 20 minuti iniziali ha anche meritato la vittoria, però non in quella maniera. Mentre il Roma-Atalanta di Coppa Italia, che ha dimostrato un'altra tecnica di gioco, un'altra maggiore attenzione difensiva, un altro Zeman rispetto all'oltranzista Zeman che conoscevamo e che io critico, perché l'oltranzismo vuol dire soltanto chiudersi. Però questo Zeman che noi stiamo vedendo a Roma, questo Zeman l'ha detto. Allora c'è la verità che va tra Antonio Del Greco e Leonardi, secondo me è nel giusto mezzo, cioè è un Zeman che ha detto a Totti: queste sono le chiavi della Roma, monta su e fa quello che ti pare. Non è più tecnicista, anche la fase difensiva. Non avrebbe mai permesso degli schemi fatti anche con l'inventiva e col cervello, come un grande giocatore che è il capitano di questa squadra, ma che è quello che naturalmente è il giocatore più importante che ha avuto e abbiamo avuto mai nella storia della Roma, poteva fare. No? Per cui io dico che proprio in Roma-Atalanta, tanto per ritornare a quello che abbiamo detto prima, si vede l'ascesa della Roma in fase nettamente positiva. Quello che è stato prima non è stato bello, perché se andiamo a ricordare tre rimonti consecutive con lo stesso punteggio dal 2-0 al 3-2, certo che un giornalista come i tifosi e come l'ambiente del momento doveva criticare. Ma pure io mi arrabbio quando vedo 2-0, 3-2, perdi la partita, come fai a non arrabbiarti? Però da qui a non vedere che giocando senza quei 30-40 minuti senza metterci la malafede, è una questione che de pallone non ci capiscono bene. Niente, Claudio. Se uno capisce de pallone, sa che se quelli moltiplicavano per 3 i 30 minuti giocati con chiunque, tranne la partita con la Juventus, tocca ricordare però la realtà, e il resto li ha presi a pallonate tutti in quei 30-40 minuti. Questa è la realtà. Poi che smettano di giocare, io mi posso arrabbiare, te la puoi prendere con chi te pare, ma che la qualità della Roma sia tale che se gioca a pallone non deve avere paura di nessuno, e lo sanno bene anche loro, è un altro discorso. Io mi posso arrabbiare perché vorrei sapere i motivi per cui una squadra si ferma. Non mi venite a parlare che sono stati motivi di stanchezza o motivi di che ha, no, perché noi l'abbiamo vista giocare sempre questa Roma, quindi è una questione mentale, probabilmente c'è stata una costruzione anche lì, anche queste diatribe che ci sono state con Daniele, con Osvaldo, con altri, con te, quello che può giocare, hanno contribuito, sicuramente hanno contribuito. Sentiamo chi è in linea, pronto? Antonio, sono Emanuele. Buonasera Emanuele, ben arrivato come sempre a casa tua. Grazie, intanto ti faccio tanti auguri. Grazie, ricambiamo di cuore tutti quanti. Io sono un attimo da Sara, poi un attimo di parlare con Sara.
Vuoi parlare con Sara? Sì, ma devi essere rapido perché i tempi sono quelli che so. Diamogli Sara 15 secondi. Ciao Sara, tanti auguri. Anche a te. Hai capito? A te particolareggiati, capito? Senti, a dopo, ti ho una bella notizia. Sì. Che bella notizia. Ho vinto tutti i campioni di calcetto, ho fatto 19 gol e questo regalo per te. Questa Roma sta andando bene, il Zeman mi piace. E poi sabato c'è una partita da Napoli Team, quindi faccio un bellissimo regalo per te. Un grazie di cuore, lo faccio mio, lo porto al cuore, ti voglio bene Emanuele, anzi scrivi Emanuele perché parteciperà anche lui all'estrazione giovedì prossimo della maglia indossata da Francesco Totti nella partita con il Siena, poi il nuovo anno ne metteremo in palio un altro. Un abbraccio forte Emanuele. Ciao belli, tanti auguri. Ciao fortissimamente Roma, che ti rimbombi ovunque, c'è solo la Roma, tutto il resto. Fabri? Ma vedo certamente una Roma in grande crescita. C'è il rimpianto di queste partite perse inizialmente, oggi saremmo probabilmente nei primi due posti. Lo dico da settembre. Ma non è stato, secondo me, un errore di crescita o errore da parte di Zema. È stata una crescita normale dovuta al fatto che fino a qualche mese fa i giocatori non si conoscevano nemmeno. Dagli il tempo, gli abbiamo dato il tempo di amalgamarsi e di acquisire gli schemi. Noi siamo amici da tanti anni. Perché un mese fa questo discorso non veniva fatto? Perché evidentemente ancora non hanno capito cosa volesse il mister. No, ma parlo della gente, non parlo più della squadra. Ah, la gente no. La gente che ha sparato su Zema, sui giocatori. Guarda, lasciamo stare, amici miei che vengono con me allo stadio, avrebbero cacciato Zema dopo 3 settimane, avrebbero cacciato Piris, avrebbero cacciato Takitis. Invece mi sembra che stanno giocando bene tutti quanti. Ho visto contro la Fiorentina una delle più belle partite degli ultimi anni. E non è finita qua, sai qual è il dramma? Che non è finita qua. Ma no, certamente perché no, sono convinto. Preparare. Intanto domenica contro il Chievo, la partita più difficile. Più difficile sai, di quella che si farà sabato con il Milan. Esce fuori da 2 vittorie esterne, gioca e lascia giocare. Per cui questo secondo me è un buon auspicio. La Roma prende il Milan e lo apre come un abbacchio. Sabatino mangia fave? Sì, sono... Questo Milan, poi se ci vengono tramutate a 2 settimane ce la batteremo, però la Roma se gioca come ha fatto vedere, Lamberto sei d'accordo, no? La Roma che abbiamo visto in queste ultime 3 settimane, sempre, non ce n'è per nessuno. Noi no? All'inizio abbiamo detto che la Roma se non arriva terza avrebbe fallito. Sì, ma tu lo dicevi in un'altra maniera, per di Zeman non ci capisci niente. Perché Zeman non ci capisci niente? Beh, come? Questo io era ho detto discorso, no, io ho detto per me Zeman all'inizio ha fatto, non so se sono errori psicologici o errori in mezzo alla squadra, ha fatto delle cose che per me ne hanno risentito la squadra. Allora, non è partita tutti allegri e contenti. Facciamo finire il grande Sabatino, poi so che lui deve dire qualcosa e ricordati di quello che volevi dire. Vai. No, io ho poche parole. Sì. Sicuramente dobbiamo stare attenti adesso a un... Ma nel tuo Roma Club ancora, o sono tutti contenti? Beh no, sono tutti contenti. Ti hai mai fatto qualche cenno? Sono tutti contenti e chi stava contro Zeman adesso comincia a ripensarci. Sono bricconi, sì. Bricconi. No, ho visto una Roma tranquilla, quella è essenziale. Sembra che i meccanismi funzionino adesso. Diciamo che sembra quasi tutto più facile. Adesso sono tutti dei geni, però, abbiamo i più forti giocatori del pianeta, come dicevo, il più forte allenatore del pianeta. Assolutamente sì. E sempre portato Zeman. Guarda, io mi ricordo che ero solo fino a un mese fa. C'avevo sto carro, non mi potevo solo sdraiare. Invitavo tutti, sedetevi, sdraiatevi. Non c'è più posto. E vediamo. Che volevi dire? No, volevo dire pure, rispetto a quello che è stato detto sinora, che molte delle scelte di Zeman, che inizialmente sembravano delle scelte cervellotiche, vedi per esempio Pjanic giocare in un ruolo diverso rispetto al passato, giocare attaccante esterno, che nessuno immaginava potesse dare quel risultato. Lo stesso Pjanic faticava a comprendere del perché lui dovesse giocare quel ruolo. La stessa cosa è accaduta con De Rossi. E abbiamo visto che c'è stata una mutazione, cioè questi giocatori hanno saputo dare il loro apporto non sufficiente ma addirittura ottimo anche in un ruolo diverso da quello dove abitualmente erano stati schierati. No? Quindi evidentemente
questo successo, questo, diciamo, questa crescita della squadra la si deve, io ritengo, così come inizialmente si era data la colpa al tecnico per la mancata, diciamo, affermazione della Roma in talune circostanze, si deve dare al tecnico. Quindi bisogna dare onore a Zeman perché ha portato questa squadra a giocare in questo modo in pochissime settimane, devo dire la verità, in pochissime settimane. E c'erano concordo. Tante condizioni perché questa cosa... non potesse decollare, c'erano 9 giocatori e 8 di questi stranieri che parlano una lingua diversa l'uno dall'altro, però lui si è riuscito a far capire come gente fuori ruolo, giocatori che lui ha preso per far giocare in quel ruolo al posto di altri, e quindi bisognava far adattare tutti questi soggetti al nuovo modulo. Ci sono volute 10 giornate, noi dobbiamo, adesso si comincia a vedere, Antonio, la dobbiamo stringere con la solita frase dire che sembra banale. Prima era da criticare, sì, prima si stava facendo... Tanto sono le 10 meno un quarto. Il culo è quello di Zeman, quello in gioco lui, è quello di Zeman. Non lui, è che c'era le chiappette di qualcun altro. Perché qui se devi scegliere tra l'allenatore e i giocatori, si sceglieranno sempre i giocatori, per una questione di costi. Allora, siccome le chiappette in gioco erano quelle di Zeman, Zeman cosa fa? E dice, cari miei, io mi devo giocare le mie chiappe, me le gioco come dico io, non come dite voi. Se ti sta bene tu giochi là, se ti sta... non è che ha detto tu non ti faccio più giocare, devi giocare dove io credo che tu possa dare il massimo nell'economia della squadra, per cui Taxidis, che tutti hanno discusso, poi invece si sta rivelando un grande giocatore, magari sarà un fulmine di guerra, però nell'equilibrio della Roma, De Rossi a sinistra, Taxidis al centro, Florenzi o chi per loro, funziona, funziona, perché questo è quello che ha in testa il signor Zenek Zeman, che ha messo il suo posteriore, poteva stare a pescare, a grattarsi, anche se arrivava terz'ultimo non gli avrebbe rotto le scatole nessuno, però ha detto io credo che di calcio ci capisco qualche cosa, mi hanno copiato in tutto il mondo, in Spagna l'hanno affermato, che lo hanno scopiazzato, questa è la realtà, grandi allenatori, che oggi, come si chiama? Boa? Villas Boas e anche Mourinho, ecco, nella sua megalomania ha affermato che certe movimentazioni, tanto per dirne qualcuno. Allora, detto questo, mi date quel microfono perché io voglio presentarvi due persone straordinarie, devo arrivare là, vienimi dietro, facciamo finta, ecco, c'ho anche il valletto, chiaramente non è buono come quello delle altre trasmissioni perché la valletta fissa ce l'ho lì, venite qua ragazzi, venite qua, Stefano e Tiziano, perché così ci rifacciamo anche gli occhi, perché chiaramente qui abbiamo due grandissimi professionisti di quello che è l'amore per la musica, per la danza, per tante tante cose, Tiziana bellissima come non mai e il nostro Alessandro, loro hanno un posto straordinario, tieni, questo è il vostro, quando devi dire qualche cosa parli là dentro, qui, proprio qua, no, lo so che lo sai, sto giocando, dai. Loro hanno un posto straordinario che si chiama il Vienna Club, si trova dalle parti di Torre Angela, non sbagliate che andate a Dottor Bella Monaca che li trovate mai, specie col navigatore, ti fanno fare tutti i giri, ma lì a Via Teseo non vi ci porterà mai, quindi voi girate per Villaggio, dico bene? Torre Angela, e vi trovate al Vienna Club, un posto fantastico, straordinario, poi vi guardate ovviamente le immagini, ma intanto loro adesso ci daranno un saggio, perché loro il martedì e il giovedì insegnano a chiunque, dai 5 ai 90 anni, hai capito Renato? Loro insegnano quello che vuol dire l'amore per la danza, per la musica, perché poi la danza ti fa sentire giovane, ragazzino sempre, perché avete anche gente molto anziana che viene da voi e si esibisce, a parte questo. E poi tu mi hai fatto una richiesta, ripetila pubblicamente perché sennò poi... Ascoltate bene. Non si sente perché? È spento? Abbiamo un problema? Allora aspetta, facciamo così. Sì, è acceso, è spento? Chi è? Guarda, ok, mi sembrava acceso. Glielo facciamo dire qua, vieni, non ti squagliare. La richiesta è quella di venire da noi, nel nostro grandissimo locale. Con Piero Mirigliano. Esatto, e raccontare
la Roma. Bravo. Vedi la... che dove mi hai avvinto tu quando hai detto non mi devi fare la radiocronaca, no, 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 ma devi raccontarmi la Roma. Mi devi raccontare siccome te l'ho la grande partita dopo che me l'hai detto. Sabato prossimo noi saremo al Vienna Club. Chi vuol venire non è, è indispensabile che venga per mangiare. No, chi no, vuol no, venire viene a vedere viene la partita per 20 stare 40 con noi. Per stare con noi. Poi chi può mangiare mangia perché hanno la cucina lì, quindi non è che vanno al catering e danno roba riscaldata, ve la fanno al volo. Ma quello che è importante è che chi vuol venire sabato prossimo a vedere Roma-Milan con noi, grande schermo, quindi non ve potete col binocolo lo vedete alla grande, io ve la racconto e ci metterò come sempre il cuore come ho fatto negli ultimi 30 anni, ma quello che è importante è che lui ha detto chi vuol venire venga, non è che deve assolutamente essere obbligato a mangiare, quindi chi vuol venire venga, si telefona al 20 17 7 50, e chiaramente poi lo ricordiamo pure in chiusura, 20 17 7 50, sabato prossimo racconteremo dal Villa Club tutti quanti con Piero Merignano, che mi si mette a braccetto perché lui intanto mi dà le comitate. Siete d'accordo ragazzi? Dove andate la partita? Sabatì, tu vieni con Dottore Tomarabbio, al dottore glielo posso dire, ma Lamberto sì, Lamberto. Così poi fa pure al balletto. Va bene? Naturale. Allora, che ci fate vedere adesso? Vi facciamo vedere un ciaccia e una rumba. Allora, un ciaccia e una rumba. Stefano, sì Stefano, Alfredo, sì buonanotte, sì, Alessandro. Alessandro e Tiziana, vedi. Che sono, vedi se non mi aiuti tu, Alessandro e Tiziana, vai, ciaccia e rumba. Messo a rimbambì, va bene. Oh. Ti ha dato a te sta rumba? Sì, e come no? Open Gundam Star, Gundam Star. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 사나이, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 사나이. 커피 식기도 전에 원샷 때린 선어에 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어에 그런 선어에 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey 바로 너 hey 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey 바로 너 hey 지금부터 맨 끝까지 가볼게 오빠 강남스타 e adesso rumba dopo non voglio stare. Assaggio di quello che si può fare, loro ci hanno messo solo una trentina d'anni per diventare così bravi, però diciamo che chiunque può venire da voi e imparare
quella che è la danza, dico bene? Chiunque può venire da noi, imparare quello che è la danza, quello che è il sincronismo con la musica, e abbiamo dei maestri internazionali da noi, anche Salvador, a livello mondiale. Orchestre, sì, poi sì, oltretutto, sì, quindi vi potete sbizzarrire come meglio credete. Quello che è importante è che lì trovate due maestri, ma innanzitutto trovate due amici che vi sapranno consigliare, che vi sapranno guidare, che passo passo vi faranno, già l'amate se andate a trovarli, però ancora di più quella che è la musica e la possibilità di danzare, perché poi questa è l'altra realtà. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a tutti. E giovedì prossimo qui, magari con qualche cosa di sudamericano, che ne so, una salsa, un samba. Ok? Allora giovedì con il grande Alessandro e la grande Tiziana. E guardatevi lo spot adesso del Vienna Club. Allora, prima di andare in pubblicità, che poi ovviamente rientriamo con le nostre chiacchiere e tutto il resto, non dimenticate di andare a trovare anche il mio amico Paolo D'Alessio, quello che è maestro orafo ma anche maestro orologiaio. Quando, se avete qualche cosa che non va, portatela lì, per onestà, per lealtà, per capacità e anche per il tempo, non vi farà perdere del tempo. Qualsiasi orologio, da quelli a cucù a quelli da polso, andate a trovare Paolo D'Alessio. Ne vale la pena per la saccoccia e per la soddisfazione di rivedere i vostri oggetti alla grande. Tu hai qualche cosa di rotto? No, non ho niente. Ai, 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 ai. Come non hai niente? Mi hai detto che mi si è rotta la catenina, mi si è rotta. No. Paolo D'Alessio, allora che ti serve? A me? Niente. Ecco, è economa sta ragazza. Che come hai fatto? Non lo so. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo volando con le chiacchiere nostre, le vostre e quella di loro, che di calcio ci capiscono rispetto ad altri che il pallone è un optional, mica lo sanno se rotondo e quadrato. A voi la linea, grazie. A Roma, Vienna Club, oltre 500 metri quadri di divertimento e buona tavola. Vienna Club, martedì, giovedì e venerdì, scuola di ballo liscio, hip hop, moderna, latinoamericano, balli di gruppo e social dance. Nel weekend le grandi orchestre e i migliori DJ per ballare fino a tarda notte. Inoltre 200 posti per cenare a prezzo fisso. Il sabato antipasto primo a soli 13 euro. Antipasto 100 posti per cenare a prezzo fisso a soli 18 euro. La domenica pranzo primo, secondo e contorno a 15 euro, con la possibilità del maxi. Quando si parla in strada di competenze e affidabilità, si parla di Veloce. Riparazioni veicoli a 360 gradi, dalle auto d'epoca alle moderne e super lusso, con la professionalità che da oltre 40 anni ci differenzia su Roma. Veloce è carrozzeria, meccanica, centro gomme, convenzionato con tutte le compagnie assicurative e di noleggio, legale in sede, con rimborso immediato per i danni materiali e lesioni fisiche. Veloce SRL, via Giuseppe Devers 62, Roma, zona Romanina, 06 72 34 348, www.carrozzeriaveloce.it. Paolo D'Alessio, arte orafa. Maestro orafo da oltre 20 anni crea gioielli. Inoltre esegue incisioni, riparazioni, incassonature, infilature collane, riparazioni su argenteria, ripara persino orologi a cucù. Rivolgetevi con fiducia al laboratorio orafo di Paolo D'Alessio. Troverete anche una vasta gamma di orologi e tanto, tanto altro a prezzi davvero concorrenziali. Paolo D'Alessio, arte orafa. Via Trionfale 13.840, presso il centro commerciale La Giustiniana. Prima di passare chiaramente alle prossime domande, perché sono curioso di sapere cosa la pensa Lamberto, il dottor Del Greco, il nostro Claudio Rosi, Fabrizio e Sabatino su quella che sarà la prossima partita, sentiamo gli amici che stanno da ore purtroppo in attesa e sentiamo il primo. Pronto?
Pronto? Li abbiamo? Ci sono? Non sento più nulla. Pronto? Caduti, morti? Sono cadute. Quando ce l'abbiamo di nuovo? Dimmi? Ti avvento io. Perfetto. Antonio? Chievo-Roma. Beh, sicuramente è una partita difficile quella con il Chievo, però la Roma ormai ha intrapreso la strada giusta e poi il gioco in trasferta secondo me è quello più congeniale alla squadra perché sfrutta molto meglio gli spazi lasciati dalle squadre avversarie. Tu dici che Chievo fa la partita o fa il catenungo? Se hai visto i risultati conseguiti dalla Roma in questo campionato, i risultati migliori li ha fatti in trasferta, cioè laddove le squadre avversarie sono costrette, gioco forza, giocando in casa, ad attaccare e quindi aprirsi e di conseguenza la Roma trovare gli spazi necessari per poter fare il proprio gioco. È un pochino più difficile quando giocano in casa della Roma perché abbiamo visto squadre veramente presentarsi in maniera ignobile, insomma, 11 giocatori anche peggio dietro la palla. Sperando che non succeda di nuovo. Con la speranza. Sì, sentiamo chi è in linea. Pronto? Quanto sei esaustivo, sei bravissimo, Cazzarola. No, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Gianluca. Ciao Gianluca, ben arrivato a casa tua. Intanto scrivi anche questo, Sara Irò, la numero uno delle Vallette. Hanno provato anche Sara Irò? No, Sara... Ma vinco io la maglietta. E che non lo so che ci provi da settimane. Allora, come stai Gianluca? Tutto bene, voi tutto bene? Grazie a Dio, sì, e speriamo anche meglio. Diciamo. E io ho chiamato anche per... un abbraccio a Claudio Rosi che da bambino seguivo la voce dei tifosi. Proprio un fascio perché lui ormai c'ha un'età. Se la seguiva da bambino mi fa sentire peggio. Io ho 32 anni, avevo 12-13 anni, mi ricordo. Grazie, molto gentile. Che piacere, devo dire la verità, siete persone uniche ragazzi. Sì, sì. E meno male che c'è stato ancora voi. Bei ricordi. No, volevo sapere secondo voi adesso Pjanic come verrà sistemato con il rientro di Lamela e se possono coesistere tutti quanti destro, Svaldo, Pjanic. Io ti dico la mia, è un bel problema per Zema e credo che Zema sarà contento di averli questi problemi. Il Pjanic che abbiamo visto ultimamente è difficilmente escludibile, però sicuramente si gioca in 11 e quindi qualcuno dovrà pur accomodarsi, magari faranno una staffetta, qualche cosa si dovrà inventare Zeman, però io adesso non l'ho chiesto a loro ma glielo chiederò, secondo me la squadra che giocherà domenica contro il Chievo sarà la stessa che ha giocato contro la Fiorentina, poi magari prendo una toppata che non finisce più. Ma volevi chiedere altro Gianluca? Guarda, volevo fare un saluto a dei colleghi, Pasquale, Fabio e Gidio. Come no? Va bene, è sempre fortissimamente Roma. Sempre, va sempre, bene, che te rimbombi per tutta casa Gianluca, grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie. Allora, Antonio la pensava in quella maniera, tu invece Lamberto Leonardi? Beh, com'è che la penso? Per sicuro la penso uguale, onestamente, perché... Poi ci leggiamo questa sfilzata di messaggi. Cioè sei d'accordo il Chievo è una squadra un pochettino rognosa, è rognosa insomma, ecco, perché veramente adesso sta facendo poi più pericolosa a casa sua o fuori casa? Beh, per fuori come casa gioca. Adesso sta dimostrando che è pericolosa fuori casa perché sta vincendo. Però siccome noi andiamo a casa loro, deve fare la partita. Lui ha vinto col Siena, ma ha vinto benissimo col come Siena. Come no? E a Siena non è facile vincere. Per cui forse, oppure gli sta andando tutto bene. Però ritorniamo a bomba. La Roma se gioca come sa giocare, con gli atleti che ha, che sono superiori agli altri, non dovrebbe avere problemi. La Roma si può solo suicidare e basta. Sei d'accordo col suo suicidare e basta? No, perché purtroppo è una volta che gli devo dare ragione, perché questa volta ha ragione. Sai, generalmente il suicidio è legato sempre alla follia. E in questa squadra vedo poca follia e molta saggezza, quindi secondo me il tecnico saprà portare il risultato positivo anche da Chievo senza però ti devo dire, Franco Baldini oggi mi ha detto guardate, sì, guarda Antonio, non sono stato, perché io ho detto, dico, c'è voluta il vostro scendere, diciamo, in campo, di farvi sentire, perché la Roma poi ha cominciato a marciare da dopo il gol. Dice, no, guarda, è semplicemente stata una fatalità perché la Roma era già pronta per poter fare quello che sta facendo. Per cui ha detto, però, sono ragazzi giovani, per cui ci può essere pure l'inciampo, però quello che è importante è che per il futuro noi abbiamo delle basi straordinarie e Zeman è quello che loro... sono convinti possa fare grandi cose. Adesso arrivo da te. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Bartolo.
Sì. Buonasera Mario Tassari. Buonasera. Senta, volevo dire una cosa importantissima. Vai. Ci abbiamo messo 12 giornate per capire che Zeman alla prima giornata si era preoccupato di trovarsi anche il nutrizionista. Non so se hai capito. Sì, certo. Credo che Totti in primis, De Rossi e Pjanic sono calati 5 kg, 4 kg e 4 kg in base a una dieta particolare che il signor Mister Zeman ha attuato, guarda caso, a un giocatore come Totti che forse non aveva bisogno, ma il signor Totti l'ha riportato a 13 anni fa facendolo calare 5 kg lui, 4 kg De Rossi e 4 kg credo Pjanic. Allora, non è proprio un credino Zeman, no? Seconda cosa, sì. No, quindi abbiamo Zeman, oltre ad essere un bravo allenatore, anche si è preoccupato di scegliere lui il nutrizionista per far sì che alcuni giocatori che erano sovrappeso, guardate per le partite. Sì, quello già ce l'hai detto, vai oltre, quello già l'abbiamo capito. Io ho 60 anni, lo vedevo. Sì. Seconda cosa, sì. Vorrei tornare indietro a Roma-Fiorentina. Sì. E vi vorrei dire questo, molto probabilmente se non c'era la prova televisiva che ci diceva che il signor Olivera ha preso 3 giornate, molto probabilmente la Fiorentina avrebbe dovuto giocare in 10, certo, e ha giocato in 11. E se la partita l'avevamo pareggiata? Ce la prendevamo un saccoccia come in altre occasioni. Come andava a finire? Come sempre, la come prendiamo sempre in quel posto e palla al centro. Credo che la società, la S Roma, abbia delle plusvalenze. Beh, io intanto devo dirti, al di là di questo, Pini, perdonami, amico, com'è il tuo nome, 95, scusa? No, bisogna mi ascolti. Come ti chiami? Pronto, come ti chiami? Mario Tassari. Ciao, ma no, il cognome non serve. Mario, quello che andava sottolineato invece è il fatto che un giocatore straordinariamente come è il signor Marquinhos per la Roma, esatto, rimane a Roma, non va a fare i mondiali. Esatto. Ecco, hai capito? Siccome quando c'è da sparare su Baldini, sulla proprietà, sugli americani, si spara a zero, questa che è la prima vittoria della Roma negli ultimi 150 anni, non lo so, bellissimo, dal 27 a oggi, non è mai successo. Ecco sono stati in grado, con una federazione, scusami Mario, importante come quella brasiliana, di trattenere un giocatore vitale per loro. Ecco, questo è che va sottolineato. Nessuno ha fatto cassa di risonanza dicendo che un giocatore come Romagnoli, che è del 95... Certo, ma queste sono altre cose, che noi abbiamo un divario importante. No, ok, Mario, perdonami se ti trincio perché sennò altri non possono intervenire, però hai detto delle cose sensatissime, dimmi. Sì. No, volevo ritornare al discorso come prefettiva, ma non c'era nulla da dire. Ieri, non so se hai visto Roma-Atalanta. L'abbiamo vista per abbiamo forza. Abbiamo dovuto vincere 3-0 e il risultato, secondo me, giusto era 5-1, perché non capisco perché 2 rigori non ce l'hanno dati. Poi il contentino del rigore alla Panata. Che ti dico a fare? Doveva essere 8-2, 8-3 con la Fiorentina. Accontentiamoci. Un abbraccio. Un abbraccio Mario. Ciao, che rimbombi in tutta casa, ciao, il mio fortissimamente, ciao. Roma. E Claudio Rossi. Sì, volevo associarmi, Antonio mi ha levato la parola dalla bocca, ma sì, siamo dello stesso pensiero. Ai complimenti alla dirigenza giallorossa, perché io, che non mi nascondo mai, non è mai successo. Quello che io scrivo lo sta lì, certo. E c'è anche quello passato, non è come il giornale, certo, lo butti, no. C'è tutto nell'almanacco. Almanacco.roma.com. Troverete anche le critiche tutto, sia a Baldini che a Sabatini. Magari dopo le critiche non lo so, con il titolo più, addirittura, però, ci piace perdere facile, certo, perché certo, fu un titolo dettato pure dal momento della Roma, no? Preparati e naturalmente 3-4 a raffica, leggete vai, anche le due parole in un certo senso, cioè le prospettive future che dovevano essere migliori di quelle che erano. Però vogliamo fare i complimenti per quello che hai detto, perché un giocatore come Marquinhos, sì, ma non è che sono andato a fortuna, la qualità della Roma, perdona, se no io torno lì, perché se no ogni volta siamo, guarda, questo ha avuto no. La qualità dei giocatori della Roma, per quanto inespressa in almeno 11 partite, io me li sarei magnati a mozzichi, però che ci fosse qualità.
quello è indiscutibile. Però vedi, Antonio, siccome sì, si discuteva anche della qualità, attento, attento, però non sbagliamo, perché era indiscutibile pure lo scorso anno, perché lo scorso anno la Roma non era una squadra che è finita a quei posti dove è finita, rischiando per lunghi tratti del periodo la zona bassa della classifica. È che Luis Enrique non aveva gli attributi del signor Zeri. Luis Enrique non aveva, la gli differenza. Schemi giusti, cioè lui aveva un gioco tutto orizzontale e non verticalizzato. Ma noi stiamo a parlare dell'altro anno che non c'è. No, però aspetta, per dire quello che hai detto tu prima, la qualità c'era anche l'anno scorso. Certo. Soltanto certo. Che non c'era probabilmente la visione giusta del gioco. Elker, José Angel, c'erano dei giocatori. La Roma è stata migliorata, però mi devi sinceramente dire che l'anno scorso, almeno in Europa League, quella Roma doveva entrarci. Per questo sono stati fatti gli errori. Abbiamo rischiato di andare. Per quanto riguarda invece, io salto il Chievo, salto tutto, perché tanto poi ce lo dirà al campo. Quello che mi interessa invece dire e pubblicizzare è questa pletora arbitrale che non mi piace affatto. Perché c'è una costante negativa nella Roma, che questo non vuol dire piangerci addosso, perché lo diciamo nel momento in cui le cose vanno bene. Con l'Atalanta, naturalmente, è bravura, come dicevamo prima, sia del tecnico che della squadra, di portare a casa il risultato. C'è stata qualche incertezza del portiere, dobbiamo riconoscerlo, però quelle sono cose che fanno parte del calcio, perché anche le rimonte di quest'anno della Roma sono state anche complici i nostri portieri, per cui ci stanno nel calcio tutti. Non mi piace l'atteggiamento di Russo e non mi piace chi seguita a mandare Russo alla Roma. Abbiamo visto Brescia-Roma e Bari-Roma. Che tanto se te lo devono mandare, te lo mandano, ci fa piacere. Però noi siamo qua per dirlo, no? Sì, come no? Sai meglio di me, sono 30 anni che ti occupi di calcio, sai che non serve. Giustamente il telespettatore ha fatto cenno, diciamo, al fallaccio di Livera, che veramente ci ha fatto rabbrividire. Quattro giornate, tu hai sentito? No, più il grave. Tre più una. Le quattro giornate, quanto hai dato? Sono tre più una, perché era diffidato. Non è il dramma quello che la Moviola e il giudice ha stabilito che questo era un figlio di buona donna, ma i commenti di quelli di Sky che l'hanno chiamato un falletto veniale, te possina ammazzare, come si fa? Puntiamo come si fa? Tu l'hai visto quello con lo scarpino così? Tu dici sempre che noi siamo vecchi giornalisti, l'età ce lo dice, però il discorso dobbiamo pure puntare il fatto su queste nuove realtà televisive, no? Mettere una camera sopra Conte per tutta una partita. Non ce ne frega niente. Però se vogliamo fare una critica anche televisiva, ma tante cose. Ma dobbiamo farla, c'è da criticare un mondo di oggi cose che è commerciale, tutto commerciale. Cioè, tutto commerciale. Bravo. Ecco, allora quando vedete Orazzi e Curiazzi possiamo dire c'è il sentimento, ecco. Proprio in quello magari qualcuno che non capisce quell'angolo sentimentale. Quello è un problema suo. Soprattutto del conduttore. È un problema perché suo. Magari qualche volta dobbiamo essere molto cattivi perché le cose non vanno bene. Ho tradito tante cose nella mia vita, tante. La Roma non l'ho mai tradita. Mi sono tradito, ho tradito mia moglie, tanti secoli fa. Tagliamo, no, magari. Perché è la realtà. Io adoro mia moglie, cambierei mia moglie con nessuna delle più belle donne che si trovano, anche perché la mia è la più bella di tutte. Però io non ho mai tradito né la gente né la Roma, mai! Non mi sono mai venduto. Tu hai mai sentito qualcuno che ci nomina? Noi andiamo avanti con, grazie a Dio, centinaia di migliaia di persone che ci guardano, ma ci fosse qualcuno di questi cazzoni che stanno nelle varie radio e televisioni, fosse degnata di trarre un senso per una trasmissione che va in onda da oltre 25 anni e grazie a Dio c'è un suo seguito. Non ti nomino perché sono invidiosi, sono gelosi, c'hanno di tutto, c'hanno le paure di tutto, a me non me ne frega niente, io ho fatto entrare Porsche e cani perché non me ne frega niente, tanto la gente sa quello che deve guardare e quello che deve vedere. Tu come me sai benissimo che l'unica cosa è il vaccino contro l'invidia, certo. Per il resto c'è problema. Allora, un attimo soltanto Fabrizio, sentiamo chi è il mio, poi intervieni subito tu. Pronto? Pronto. Buonasera. Ciao Antonio, sono Gaetano da Sarno. Ciao Gaetano da Sarno, giallorossa. Ti avevo detto che non avevo paura da grandine perché siamo nettamente superiori. A chi lo dici? Quanti siete? No, ti volevo dire Antonio, il problema delle critiche che ci sono state alla Roma inizio campionato. Sì. Allora, noi venivamo da un anno di Luis Enrique dove avevamo subito 4 gol da tutti, in poche parole. Le rimonte non è una giustificazione per spareggiare a zero su una squadra che tutti dovevano sapere che era in costruzione. Qualcuno che criticava giustamente era arrabbiato per le rimonte subite, quindi collegava quello a questo e diceva un altro anno così. Io un credo altro che anno... tanti sparavano a zero proprio per il gusto di sparare, perché gli faceva piacere. C'è molta gente che gli ero duto e tu neanche sai quanto, e te lo può confermare anche il dottor Del Greco, 4 vittorie con quelle in Coppa Italia, 5.
ma sapessi a quanti si stanno a mangiare i gomiti, che non sanno più dove andare a rosicare. Infatti, non sanno più dove andare a rosicare. No, ma io volevo specificare una cosa, perché io la settimana scorsa avevo detto che avevamo Montella in casa e quindi volevo che rimaneva Montella, ma perché? Perché non sarebbe arrivato Luis Enrique. Poi dopo ci ho ripensato, ho detto meno male che è arrivato Luis Enrique, perché altrimenti non sarebbe arrivato Zeman. Ma tu sei uno col cuore pulito e quindi il problema non sussiste. Perché io sono contento di Zeman. Ma non sussiste, perché insomma se uno non è contento di quello che vede vuol dire che non ha capito niente. Il pallone è un'altra cosa. Ti do un abbraccio forte Forza a te Roma. E a tutti gli amici di Sarno che ci stanno guardando e la tua famiglia. Dai. Grazie. Io sono contento perché Zeman sta lasciando non è fissato sempre con uno schema. Ma chi l'ha detto a voi che doveva essere fissato? Quando sento parlare è il gioco di Zeman, non è il gioco di Zeman. Quegli imbecilli a Sky, io non me li posso dimenticare. Che ci vuole abbattere in telecronaca, che ci vuole abbattere? Palla indietro, palla avanti, palla indietro e fai gol. Come se Zeman fosse lo scemo del villaggio. Che loro sapevano come si poteva fare, non so la voce con Compagnoni, chi era questo, non lo so, non lo voglio neanche sapere. Che ci vuole? Proprio lo sberleffo massimo che tu possa fare a un allenatore di Serie A e dirgli che ci vuole? Ormai lo sanno tutti, passaggi indietro, passaggi avanti, passaggi indietro, passaggi avanti e fai gol. O scemo. Ma anche, Zema, 40 anni di calcio, lo scemo. Ma anche le critiche nei confronti di alcuni giocatori. Ma di tutti. Piris è stato veramente criticato in una maniera. E Castan prima a livello, proprio di Antonio, ma basta, oltre, ma basta mettere sul piatto della bilancia il fatto che viene criticato Totti in molte circostanze. Qualcuno seguirà a dire adesso sei zittato perché naturalmente preparateli due tre. Ha messo da parte già soltanto le critiche nei momenti in cui serviranno di farle. Però io volevo soltanto finire il gettarlo. Scusami un attimo, volevo soltanto dire, io di Montella sarei ancora contento se venisse alla Roma e non lo nascondo, nonostante che c'è Zeman. Io c'ho Zeman, non me ne fotte niente di Montella. Scusa, ma non siamo, tra 5 adesso anni, 6 anni ne parliamo. Lascia stare Fiorentina, ma no, Catania, ma non è giusto, ti voglio solo dire, non è giusto, a livello di professione, fammi dire una cosa, no, dillo, livello, ho visto come lui studia il gioco sulla palla, sulle azioni. Ma tu hai visto come studia Zeman? Che gliel'ha incartata, no, poi ne parliamo di qualità, però. Perché io sto a fare collegamento, perché sulle palle inattive mi tengo zero, non mi viene la parola, sulle palle inattive è lì che ancora si deve lavorare molto nella Roma, perché certi gol e molti gol finora li sta prendendo proprio in quella situazione, proprio con l'attuale Fiorentina. Stai parlando di qualche anno fa. Però ti voglio fargli complimenti in questo. Come no? Ma perché è un giovane, non c'ha l'esperienza. Io Vincenzo l'ho visto esordire in Serie A, io sono felice di quello che sta facendo perché è un mio amico, però che io adesso mi metto a dire sarei contento venisse pure adesso, quando c'ho Zeman che mi fa vedere quello che sto dicendo a casa. Io mi tengo stretto Zeman fin tanto che ne avrà la voglia, la forza e la determinazione di insegnare calcio. Tutto il resto non me ne fotte niente. Che volevi dire? Volevo dire due... Beh, devi essere veloce perché abbiamo i fuochi d'artificio. Karma tutti, qui siamo 6, 7, agente 3, io faccio parlare a tutti, però di ti ho detto di essere veloce prima, non perché tu non debba dire quello che pensi, vai. Volevo commentare due dichiarazioni, una che non mi è piaciuta da parte di Montella che ha detto se avessimo pareggiato non sarebbe stato scandaloso, invece sarebbe stato scandaloso. Secondo me hai non ragione, di più. Seconda dichiarazione. So io che ho domandato un pallone, lo so. Sì, la prima dichiarazione Montella. Che ha detto una Sacchi. Ha detto, noi vediamo spesso partite del gioco italiano. Queste partite tipo Roma-Fiorentina è una partita di calcio internazionale. E questa mi sembra una dichiarazione corretta perché abbiamo visto una partita bellissima. Ma lui si vede che Sacchi le partite Zeman non ha mai viste. O ne ha viste due, l'ha viste per sparargli. Ha detto Sacchi che è tra i migliori tecnici al mondo. Come no? L'ha detto? Nettamente a favore di Zeman, Sacchi. C'era ero rimasto indietro su questa ma parte. Anche perché sono sulla stessa lunghezza d'onda. Ragazzi, io mi sprono, mi piace. Sport, diceva. Mi sembra di ricordare? Di percepire una ancora da parte di qualcuno che di noi una non completa convinzione su Zeman. C'è ancora un qualche cosa che straconvinto. È chiaro che io poi pure, per ma essere non tutti straconvinti, chiaro il mio Fabrizio, cosa ci vogliono?
i risultati. Perché qui se non fai risultato, uno scemo come me, lo posso dire davanti a te, che magari eri un attimo agnostico in certe situazioni, magari un mese fa. No, allora, Zema, no, io ad un certo punto credo che se tu il calcio lo vedi, praticato fosse anche per 20 minuti, ma lo vedi tutte le partite, tranne quelle con la Juve, dove tu vedi che se la Roma giocasse come quei 20-30 minuti, potrebbe fare quello che gli pare, io già dentro di me sono semi appagato, perché dico, se questi incominciano a giocare 40 minuti, poi 60 minuti, poi 90, non ce n'è per nessuno, non oggi, non domani, ma magari tra mese. Io lo so, qui non è che si campa 2000 anni, quindi ogni occasione è persa, però che si potesse arrivare ad una squadra importante che ti facesse divertire come quella che stiamo raccontando, si vedeva però che c'erano queste cose. La continuità, cosa che invece sta perfetto acquisendo la Roma. Certo. La mentalità, io guardo, non credo neanche una questione di continuità, di stanche, credo proprio che è una questione di mentalità, una mentalità che era quella 1-0, 2-0 e Remi in barca aspettando quello che invece è questa squadra, l'abbiamo capito, proprio per le sue capacità, non è in grado di fare il catenaccio per 40 minuti e portare a casa 1-0. E la cosa importante, e sono contento che non è capace di farlo, i giocatori si stanno divertendo, vincono, sì, si stanno divertendo, questa porca è una cosa miseria molto importante. Vedi, se tenevamo questa sì, soltanto un attimo a chi è in linea. Sabatino, no, sarò rapido, guarda, mi aggancio a quello che dicevi sul fatto che, attenzione, adesso visto che è dimostrato sì che se la squadra segue il tecnico è questa la Roma, non è quella. Adesso riconosciamo abbiamo, tutti, anche okay Lamberto riconosce che la Roma quando scende in campo sono le idee di Zeman, il gioco di Zeman, le verticalizzazioni di Zeman. Credo che non ci piove. Ma adesso si vedono, ma quando noi la criticavamo pure io, ricordo pure la dicevano, si sono viste all'inizio, si vedeva niente. No, si è visto per mezz'ora. Antonio l'ha visto, tu l'ha visto tutte le partite, sbaglio o no? Tu le vedevi il gol di destro con l'Atalanta, guarda, cioè io, la partenza dietro l'avversario, e la palla che viene data a taglio centralmente. Sono due telefonate lì, ragazzi. Io l'ho vista solo col Catania, perché in realtà le altre partite ha giocato benissimo, perché il primo tempo contro il Bologna doveva vincere 6-0. Mamma mia, il primo tempo con l'Udinese uguale. Scusa, il primo tempo col Bologna, però distinguiamo le fasi, dalla fase di centrocampo in su, ma dietro abbiamo visto le carenze dove erano. Certo. Adesso non ci sono più, sono state corrette. Fai la comunque devo, no, faccio la battuta. Sì. Grazie, I ragazzi devono rimanere sugli scudi, assolutamente. Nessun loro calo, piedi in terra, noi nessun a godere calo di concentrazione. Guai se non godiamo, se la gente non gode è imbecille. Continuare così. Mentre la Roma deve rimanere con i piedi saldati per terra, proprio con le armature non da una tonnellata. Sentiamo chi è in linea, loro però, non noi. Detto anche a Franco Baldini pronto stasera, dico voi dovete rimanere concentrati, determinati, con i piedi per terra, la gente deve godere. Pronto? Perfetto. Antonio, buonasera. Buonasera, ben arrivato. E un saluto ai tuoi ospiti. Grazie. E un abbraccio forte a Claudio Rosi. Sì. Buonasera, grazie. Nettuno. Grazie. Hai capito tu? Sto rispolverando un mostro. Senti una cosa. Ti ringrazio per la presentazione. Prima manca peggio. Ma questo buco è da pallone d'oro. Sì, sì, ma sai, questo so, glielo facciamo noi il pallone d'oro. Tanto, i regolamenti internazionali dicono che tu devi stare in squadre che vincono qualche cosa per poter ambire a questo premio. Non è che lo danno al merito, lo danno a quelli che già hanno tutto, che è un altro discorso. Infatti. Altro? E poi per me questa Roma, sì, questa Roma è l'anti-Juve per me. Io spero che sia proprio Roma così. Nei nostri pensieri è così, specie se gli altri vanno avanti. E qualche problemino, secondo me, gli altri andando avanti ce l'hanno. Quindi è tanto di guadagnato. Un abbraccio e grazie. Scusami se sono telegrafico, ma c'ho il tempo che purtroppo se ne va alla grande. Grazie, ti abbraccio a parte mia. E grazie da Claudio Rosi che l'hai ricordato. Ma come si fa a non ricordarsi di Claudio Rosi? Un bacione forte. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, Antonio. Sì, buonasera. Ciao, sono Alessio di Messina. Ciao Alessio da Messina, giallorossa. Esatto, giallorossa. Antonio, come stai? Io sto una cannonata alla faccia di chi ci vuol male. Anche io. Saluto a te, anche la bella collaboratrice studio e anche sì tutti gli ospiti di studio, Antò. Certo. E poi Antonio, voglio dire due cose importanti. Prima una, dite una perché non c'ho i tempi. Alessio, ti prego, una veloce perché non c'ho i tempi. Non è, se, vorrei far parlare tutti ma non ce la faccio stasera. Ah, va bene, va bene. Vai, ma dinne una almeno. Allora, volevo dire, la partita di ieri contro l'Atalanta è stata una bella vittoria 3-0, siamo qualificati ai quarti di finale, dovremmo affrontare una delle squadre vincenti o Fiorentina o Udinese. Certo. Dico, quel gol, dopo quel gol ha fatto Svalto, il secondo tempo, cioè dal 3-0 si fa espellere.
cioè, lui è entrato nella retigoria e ha dato una parata a Belotto. Poi guardi, non ci sarà. Ci vuole Zeman che lo induca a situazioni differenti. Però se l'ha difeso Zeman, qualche cosa che l'ha indotto a difenderlo, cioè no, perché sennò Zeman non lo fa abitualmente questo, anzi potrei dire che non lo fa mai, ma siccome questa è una squadra che nessuno se ne è accorto, è una squadra unita, è unita, coesa, certo. Ed era quello che serviva alla Roma, i discorsi che facciamo con Claudio Rosi, con Fabrizio, con Antonio Del Greco e con Lamberto, è una questione di essere uno per tutti, tutti per uno, non se ne è accorto nessuno. Che quando segno sono in 28 su quello che segna, cioè si abbracciano quando ci sono i cambi, che non lo vedevamo da anni. È un'altra Roma. Spero che Dio darà la forza a Zeman e ai ragazzi di farci grandi, perché questa, certo, può essere, certo, una grande Roma, e se non lo è adesso lo sarà a breve. Un abbraccio forte. Grazie adesso, che è tutta Messina. Roma, dentro scivolare proprio un attimo. Sì. La colpa è di Osvaldo e del signor Russo, che ha permesso tutto e di tutto suo Osvaldo. E vedi che e ci quindi, sta pure questo. E ritorniamo al allora, detto prima. Questo, prima di andare in pubblicità, mi leggi tre sms, ti prepari, cioè, grande Roberto, tre al buio. Per voi Zeman in cosa deve migliorare come tecnico? La squadra più passi verso Zeman o Zeman passi verso la squadra? Ma io credo che, caro il mio santo, che quello che è importante è che si giochi a pallone e che si ascolti i dettami di uno che di pallone ci capisce, come il signor Zeman, vituperato un po' da tutti, da quelli invidiosi, da quelli che pensano di avere la saccenza da tutte le parti, che non sbagliano mai. Hanno preso delle cantonate che tre quarti dei giornalisti sportivi italiani si dovrebbero andare in chiude da qualche parte, e ancora continuano a parlare. Certo, dopo quel mondiale, che avevano visto l'Italia che era morta e che l'ha vinto quel mondiale, hanno continuato. Figure se smettono adesso. Vai. Antonio, grazie di esistere. L'unico programma vero della nostra amatissima S Roma. Sempre Forza Magica Roma. Ti amo Roma. Enzo Montesagro. Grazie Enzo. Chiaramente non li devi cancellare questi. No, no. Poi tutti quanti giovedì prossimo concorreranno alla maglia. Sì, solo un attimo. Leggi. De Rossi Forever, Zeman più squadra, si uniscano per fare risultati e un bel gioco. Sara, sei bellissima, a parte perfetto, che tutti questi altri non li leggo, tutti per me. Tutti per te, allora io leggo, tutti per te non li leggere. Allora, e quindi non vincono la maglia, questo, glielo diciamo subito. No. Allora, detto questo, Roberto, cosa ci canti? Sì, sentiamo chi è in linea, bravo. Antonio, sono Francesca. Ciao, la Francesca M? No, Francesca. Ciao, Francesca. Francesca. No, sono nuova, non ti ho mai chiamato. Non ti ho mai chiamato, però ti seguo sempre, ti bella seguo. Bella di casa, come sono contento che il mio fortissimamente Roma ti rimbombi ovunque, Francesca. Senti, guarda, io ti dico solo una cosa, che io sono calabrese. Sì. 4 anni fa ho visto la prima partita della Roma, poi sì, non l'ho più mollata. Te credo. Te credo, giusto? Adesso è un virus, la Roma quando entra si installa e non esce più. Io non capivo niente di calcio, ora capisco i fuorigioco, capisco tutte queste cose. Allora io voglio una promessa da te, Francesca. Dimmi. Se è così, tanto lo diciamo giovedì prossimo, che andiamo a raccontare la Roma lì al Vienna Club, io ti voglio sabato sera lì che racconto la Roma come facevo 13-14 anni fa, te faccio arrampicare sul lampadario e non scendi più. Ci stai? Una sì, voglia, certo. Poi una cosa al volo ti voglio dire. Ma vai. Te invece di sentirti la telecronaca su Sky, ma perché non ti senti Carlo Zampa? Perché io me sento io, me la racconto da me, capito? Ah, vabbè, infatti guarda, il sogno mio del cassetto è di sentire la telecronaca fatta da te. Se, bella di casa. Così poi te puoi riarrampicare sui candelabri, sui muri, come faceva l'uomo ragno. Ti aspetto sabato prossimo, non questo, il prossimo, poi te lo dico giovedì, e tanto non devi spendere una lira. Sei va ospite bene. Nostro, dico bene Alessandro? È andata? Perché una calabrese che da 4 anni è entrato il virus da Roma, non sì, ce la facciamo scappare. Io che è romanista, mi ha fatto proprio innamorare, mi sono innamorata di lui. Bacione forte, ti voglio bene Francesca. Anch'io, forza Roma. Ciao. Fortissimamente Roma, tutta la vita. La tua risposta è bella a metà sui commentatori, cioè tu dovevi dire, secondo il mio pensiero, noi ascoltiamo i commentatori ufficiali, perché l'amico Zappa lo sappiamo, ma quelli ufficiali senti tutte le porcate che poi ci dicono nascoste sotto banco, perché se sentono delle cose inenarrabili, che veramente c'è da dire. Cerchiamo il dottor una Del Greco vuole scendere con uno squadrone Cammarella, Russo dice vabbè sfogatevi cioè fare un po' d'allenamento. Roberto, che ci canti? E perdere l'amore è la canzone.
quella di Gianni Massimo Ranieri. Credo sia la canzone del secolo, l'hanno definita così. Perdere l'amore, quindi a lei non gliela posso dedicare. Ho un messaggio. Io non ce l'ho. Non ce l'ha, poi che ne frega. Io la può pure dedicare perché ce l'ha. Se lo perde non gliene frega Antonio, niente. Con cortesia. Un pezzetto anche alla moglie di Renato. Già glielo ho detto. È un pezzetto anche alla signora. Posso lei? Sono 20 secondi, mi hanno scritto i bambini. Sì, ma dai. Sì. Se posso, Cioè, devi. Ok, un attimo che lo ritrovo. Sì. Caro Antonio, un po' mi emoziono. Un abbraccio fortissimo a te e a tutti gli ospiti. Grazie della compagnia che ci regali da anni. Vi stiamo seguendo. A te Roberto, non tremare quando pensi a noi e al nostro dolore, ma continua a cantare la vita e l'amore come fai. Il nostro sole, Antonio, domani mattina sarà sempre e comunque sì giallorosso, ma di ogni squadra e della speranza di vivere. Reparto Oncologia Pediatrico nostro e di tutti. E ad una luna particolare. Un abbraccio forte, inutile dirlo, no? Perché sì, poi chiaro. La commozione è dietro l'angolo, specie quando pensi ai bambini. Poi uno si dovrebbe commuovere per qualsiasi cosa, perché la vita è bella, è straordinaria, anche quando è una vita fatta di sacrifici, di sofferenze, di fregature. Questo è il mondo che viviamo. Gente a posto, ne incontri poca, il 98% scende la mattina per strada per fregate. Questa è la realtà. Che cosa canti? Ripeti. Perdere l'amore. Un abbraccio. Vai Roberto. Al gemelli, al bambino Gesù. E adesso andate via. Voglio restare solo, la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, di negare il cielo, battere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente, e vorresti urlare, rinnegare il cielo, sbattere la testa mille volte, respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino. Perdere l'amore, maledetta sera che raccoglie i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti non me la
l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Perdere poi mi gridate così pure per Piero Mirigliano, se non mi arrabbio, eh. No, non ce l'ho con te, Roberto, a giocare. Allora, intanto, ovviamente giovedì prossimo, magari per tutta la durata di questa annata, il giovedì vieni tranquillamente perché te lo meriti, lo facciamo anche per i bambini che vai a trovare, perché tu ti dai da fare in tutte queste situazioni e ho piacere, devo dire che lo fa anche Piero Mirigliano, quando può e come può, e sono veramente onorato di avere un maestro come Piero Mirigliano e uno che sicuramente secondo me lo diventerà, come la tua... Sei bravo, sei bravo. Allora, andiamo volando in pubblicità, questa è l'ultima fascia, poi il resto tanto Paolo me va bene, lo sa, ricordiamo Paolo D'Alessio, vale assolutamente la pena di andarlo a trovare se avete qualche cosa che non funziona, orologi, dovete riparare la catenina, il braccialetto, ce l'avete lì buttati, lui è capace di squagliare, di fare altri oggetti straordinari. Sto parlando di Paolo D'Alessio, maestro orafo, andatelo a trovare per gli orologi, per tutto, è qualcosa di fantastico alla Giustiniana. E poi non dimenticate il Vienna Club, perché questa diventerà una struttura tra le più grandi in assoluto a Roma, perché loro ci mettono il cuore, non è unicamente ed esclusivamente, è un lavoro, quindi devono trarre dei vantaggi anche economici, ma non è quella la base che li fa muovere. Quello che li fa muovere intanto è la passione per la danza di Tiziana e di Alessandro e di tutti quelli che vanno lì. Quindi andiamoli a trovare, ne vale la pena, perché passerete delle serate straordinarie, entrate alle 7, uscite alle 2 di notte, avete mangiato, ballato, fatto quello che, con le migliori orchestre, veramente loro si danno da fare. E poi sabato prossimo Roma-Milan, va, racconto io, mamma mia che vi faccio morire, se solo loro ce lo consentono, chiaramente. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo. A Roma, Vienna Club. Oltre 500 metri quadri di divertimento e buona tavola. Vienna Club. Martedì, giovedì e venerdì, scuola di ballo liscio, hip hop, moderna, latinoamericano, balli di gruppo e social dance. Nel weekend le grandi orchestre e i migliori DJ per ballare fino a tarda notte. Inoltre, 200 posti per cenare a prezzo fisso. Il sabato, antipasto e primo a soli 13 euro. Antipasto, 100 posti per cenare a prezzo fisso a soli 18 euro. La domenica, pranzo, primo, secondo e contorno a 15 euro, con la possibilità del maxi. Quando si parla in strada di competenze e affidabilità, si parla di Veloce. Riparazioni veicoli a 360 gradi, dalle auto d'epoca alle moderne e super lusso, con la professionalità che da oltre 40 anni ci differenzia su Roma. Veloce è carrozzeria, meccanica, centro gomme, convenzionato con tutte le compagnie assicurative e di noleggio, legale in sede, con rimborso immediato per i danni materiali e lesioni fisiche. Veloce SRL, via Giuseppe Devers 62, Roma, zona Romanina, 06 72 34 348, www.carrozzeriaveloce.it. Paolo D'Alessio, arte orafa. Maestro orafo da oltre 20 anni crea gioielli. Inoltre esegue incisioni, riparazioni, incassonature, infilature collane, riparazioni su argenteria, ripara persino orologi a cuffie. Rivolgetevi con fiducia al laboratorio orafo di Paolo D'Alessio. Troverete anche una vasta gamma di orologi e tanto, tanto altro a prezzi davvero concorrenziali. Paolo D'Alessio, arte orafa.
via Trionfale 13.840, presso il centro commerciale La Giustiniana. Quelli per te non li devi togliere. Bentornati Orazio e qui altri. Sì, li devi togliere, quelli per te li devi togliere, non fanno neanche l'estrazione della maglietta. È giusto ragazzi, mi hai detto di sì. No, sì. Invece ma no. No, allora, di. No. Dai, aspetta. Vedi, tre volte l'hanno mandato, leggilo tu, dai. Ti prego, leggilo, c'è una stella che brilla, il suo nome è Sara Airo. Lo vedi? Poi no, Sara Airo, no Sara Airo. Airo. No. Aiuto, dai tu, ma che figure, io che mi sgolo. Poi vediamo, sì. Questo è sempre lo stesso. Ma se tu prendi sempre lo stesso. La Roma mena Anton, saluto al bomber Micetta Sergetto. Ciao Micetta Sergetto, la Roma rigonfia come una zampogna. Allora, che fai, mandi i messaggi da là? No, a lui l'hanno mandato. Ah, te devi Micetta. Fammi io non mandavo un bacetto, io non no, aspetta, sì. Che lo ripeschiamo. No, non lo ripeschiamo. Allora, leggimi no, quello allora di prima per Lando Fiorini, che c'era? Fammi rileggere, dov'era? No. Dov'è? Questo è il capitano da Sarno, va bene? Sì, sì. Vi seguo ormai da circa un mese, devo dire che Antonio e gli ospiti sono molto bravi e simpatici. Spero che la magica arrivi in Champions League. È possibile ascoltare la canzone L'amore è un sogno di Lando Fiorini? Ce l'abbiamo L'amore è un sogno di Lando Fiorini? La prossima volta. La prossima volta allora lo facciamo, va bene? Poi se non si firmano, come si chiamano, non li leggiamo più. Ok. Perché avviso, a chi la dedichiamo? Avviso ai naviganti. Vabbè, poi c'è tutto. Allora, grazie di esistere Antonio, perché l'hai cambiato? Perché non è firmato. No, tanto per sapere, grazie di esistere, che poi potevi essere tu. Scusa, neanche io. Antonio. No, Antonio del Greco, Antonio del Bartolo. Hai detto adesso, quelli che sono firmati vanno letti. Quello tuo non era firmato. È vero. Lui lo sapeva però, come faceva a saperlo? Vabbè, allora, ritorniamo a noi, alle nostre cosucce. Partirei da te, Lamberto. Cosa ti spaventa della partita di domenica, se c'è qua, lasciando perdere che già detto, la Roma deve avere paura, non mi ripete, la Roma deve avere paura di se stessa, che lì mi uccido. C'è qualche cosa del... Ma guarda, se la Roma gioca come sa giocare, come ha dimostrato ultimamente, non ci dovrebbero essere problemi. Il problema si risolve, esce fuori, quando? Per dei motivi che non so nemmeno io, perché onestamente non sto dietro alla Roma da una mattina a sera, Zemo e altre persone, no, è naturale. Ma no. La partita con l'Atalanta di avanti ieri, non ti ha detto che la Roma è quasi pronta anche per poter fare le coppe, no? Perché se cambi sei titolari e meni... Ma che te sto dicendo? Quello, ho detto che la Roma abbia addirittura una rosa eccezionale. Forse non l'ha mai avuta ultimamente. Questo è veramente rifaldito, forse c'è un motivo da avere paura. Un rifaldito terribile. Non è rifaldito, non è vero. Ma perché io ho detto sempre, se la Roma non arriva terza, ha fallito. Ma lo dicevi per nelle chiappette del Zeman. No, io ero convinto che la Roma a un certo momento era quella aveva che... Aveva la qualità. Ci aveva qualità. No, sentite, dite che... Onestamente, l'ho detto 100.000 volte. Tanto. L'hai detta te, l'abbiamo detta tutti. Sì. Se era successo qualcosa in seno alla squadra, che per tanti motivi che adesso non conosciamo... Ma vedi, sai qual è la differenza tra noi e gli altri? Che se noi diciamo qualche cosa lo diciamo per amore e per sprone. Gli altri lo dicevano per dare ancora più negatività di quella che era possibile. Questa è la realtà. Un difetto della tifoseria romana. Non è soltanto i tifosi. Ma guarda, quando giocavi a Roma era non uguale. Non è solo tifosi, parlo anche di colleghi. Ma colleghi, ma giornalisti, che mai, sono schierati da una parte e dall'altra. Allora, tu sai quanto io voglio bene a Giulio Del Pino d'Anni. Se tu dicevi, scusa, lo aspetto tra 4-5 settimane. Ma se tu dicevi, a un certo momento, abbiamo sentito, la metà dei tifosi era contro la presidenza Sensi, il colmo. Abbiamo sentito, è stato il colmo, no? Abbiamo detto quello che è successo 4-5 anni fa con Totti, lo volevano già impacchettare e buttato alla finestra, vabbè. Ma quelli fanno senso, quelli c'hanno niente a che vedere con Roma. Che disse il presidente del suo club? Che disse? Se avesse avuto una stampa romana decente, la Roma avrebbe vinto 10 scudetti. Diciamo la verità. Quella non è mai esistita. Non è mai esistita. È una conseguenza. Non è mai esistita. Antonio, intanto... cosa deve temere, se deve temere qualche cosa, perché secondo me il Chievo a casa sua
è sicuramente una brutta gatta da pelare, proprio con una squadra che chiaramente andrà lì, certo forte di quello che sta facendo, di quello che ha fatto e dei risultati ottenuti, ma è anche altresì vero che se te trovi un cagnaccio davanti, magari se non fai gol in quei 15, 20, 25 minuti che di solito la Roma riesce a scardinare gli avversari, magari qualche problema potrebbe anche venire, poi invece magari andrà tutto liscio e amen. Però il Chievo è... il Chievo, lo sai, non è una squadra che ha grandi eccezionalità, cioè, o campioni, sì. È una squadra che fa del gioco d'insieme la sua la caratteristica, forza. Ed è forte, è una squadra che gioca in contropiede, molto abile, specie nelle trasferte dai risultati migliori, in casa un po' meno, e secondo me la Roma può approfittare di questa circostanza per fare il sesto risultato consecutivo. Torno un attimino al discorso fatto da Lamberto. Proprio perché lui sostiene ancora di questa Roma che già c'era, e quindi Zeman sta scoprendo, diciamo, l'acqua calda. Io volevo soltanto ricordargli che l'anno scorso la Mela giocava in una posizione che era veramente indisponente, ma anche la sua caratteristica che Zeman è riuscito a tirare fuori, ha fatto fare 9 gol in 8 partite. Ma lei non c'era. No. Ma quanto, quante volte noi abbiamo criticato Luis Enrique, ma dai. Sì, sì, però è ridicolo, insomma, però, se gioca un ragazzino, un ragazzino che ha 16 anni, gioca titolare nella coppia centrale dei difensori della Roma, che l'altro anno giocatori di questo genere, anzi più forti, continuavano a giocare in primavera e sicuramente non in prima squadra. Se il CT dell'Under 21 Mangia ringrazia pubblicamente a Zeman e dice: ma hai dato 8 giocatori, dice beato te, lunga vita Zeman, perché 8 giocatori dell'Under 21 l'hai tirati fuori dal niente, quindi evidentemente Totti gioca perché è bravo Totti, ma se l'ha fatto con l'acqua Trochilli, se l'anno scorso di questi tempi aveva segnato zero gol e quest'anno ne ha segnati 4. L'anno scorso la Mela era un ectoplasma, era indisponente, Zema giocava a spalle alla porta. Però, non so, credo che lui stia togliendo i meriti di Zema. Allora posso dire la mia? Sì. Allora, se così è l'allenatore più esonerato del mondo. È la verità. Però onestamente, esonerato da chi? Mi devi aiutare? Da chi? Con quali squadre che gli davano la panchettina? Ma non è vero! Come quelli che mi parlano, che cosa ha vinto? Vorrei vedere un altro che vinte col Cattanisetta, con l'Agrigento, te piasse in corpo. Dai, la Juventus, il Milan, vedrei, vinceva pure Zeman. Ma io dico prima, questo qui, dai. Quello di prima che sto dicendo, sì. Mi fate perdere sempre. No, non te lo ricordo, tanto lo ritrovi. Io non ce l'ho con sé. No, lo so che non ce l'hai con te. Assolutamente no. Perché dovrei averla con te? In questo momento sarebbe... Cioè, ma non è, ce l'ha col mondo che non l'ha fatto, giustamente, lui meritava altri scenari. Io ho detto semplicemente che a un certo momento c'è stato un momento che Zema forse, se è stato un pochettino più accomodante, più oggi la Roma sarebbe ai livelli come la Juventus. Se era accomodante non era accorto. Adesso io penso se era accomodante non arrivava dove è arrivato e quello che stava facendo. Guarda, senza essere meno accomodante, senza ripetere da lunghi, il dottor Del Greco ha detto quello che bisognava dire sul Zeman. Detto tutto, un grande maestro, uno che tira fuori i giovani, e Italia tutti hanno paura dell'allenatore che tira fuori i giovani. Lui ha pienamente ragione, perché il vecchio Zeman aveva più pecche che meriti. Perché purtroppo non erano altre situazioni. È uno Zeman che oggi è maturato, secondo me. Perché lui sostiene che questa Roma qua, così come è stata allestita, è una squadra che doveva deve fare la Champions. Io ti voglio ricordare che ha portato a Roma Piris, tutti quanti hanno detto dove avrei dovuto partire. Ha portato un ragazzino di 15 anni che non conoscevano neanche
neanche in nazionale, è finito in nazionale. Prendi, ha portato Castan, che so, giocatori, no, questi qua, no, ma li conoscevi ragione, prima tu? L'avevi mai visti giocare? No, gente? Certo, certo, no. Allora perché mica l'ha portato in Zema? No, è chi l'ha portato? Zema l'ha voluto. Invece da Baldini, no? Gliel'hanno dati, ma anche se l'hanno congelato. Ma se l'hanno congelato, no? E io porti la sorpresa, se l'hanno congelato. Era una squadra dei Champions. Scusa, destro chi l'ha preso? Io sto dicendo... Ma era una squadra dei Champions. Un attimo, in linea. La settimana scorsa ho detto... Non è una squadra da Champions. Florenzi, Florenzi è una squadra da Champions. Scusate, ma qual è la squadra da Champions? A Roma. Chi è? A Roma. La Juventus, e poi no, no. La Juventus, dico, l'Inter è la squadra da berciata, fatta presa lì per lì. Sì. E il Napoli, levato Cavani, qua non gioca Cavani, è zero. Il Milan a Lazio fa ridere, ma il Milan ancora deve arrivare. Oh. E il Milan, non ne parlate del Milan, a Milan ancora deve arrivare. 5 punti sotto a noi, uè, nonostante che abbiano che una grande qualità. Cioè, ma dov'è questo campionato eccezionale che è ridicolo. Sentiamo un attimo che... E allora la Roma con questi giocatori ha, non dico che debba vincere, ma adesso li però, stiamo scoprendo, però. Ma non è che adesso la Monti li sta scoprendo, adesso l'ha scoperto, cioè, perché sta giocando adesso bene, li stiamo scoprendo anche, no, aspetta. Piris, lui, quando lui va a giocare a Piris, ma, senti, è perché ci crede, se no non gioca Piris, no, dai. Ma Piris perché l'abbiamo criticato? Perché lui ha fatto giocare male quella volta quando lo doveva sostituire e non l'ha sostituito. Ma, scusa, ma perché mi prendevate in giro quando io parlavo di Marquinhos, quando io parlavo di Rò, quando io parlavo di Piris e di Castan? Sembrava che stavo a di chissà che cosa, dai, ma guarda, puoi andare avanti, puoi andare avanti, lo posso con fare con Florenzi, tutto. Puoi andare avanti, certo, con Bredley, sì, puoi andare sono avanti d'accordo. Con Taxidis, chi sono, giocatore della nazionale, ma chi è che non riconosce a Zema, che è un grande mezzo di gara, perdonate, sentiamo chi è in linea, pronto? Ma pronto? Pronto? Sì, buonasera. Fabio. Ciao Fabio, ben arrivato. Ciao Antonio, come stai? Tutto bene? Non mi vedi, sto in una forma, oserei dire, smagliante. Sei in forma, sei uno spettacolo da vedere. Senti Antonio, due domande. Buon gustaio intenditore. Sì, sì, stai sempre qua, forchetta pronta, Lo sai, no? Sì, sì. Senti, volevo salutare di tutto Claudio Rosi, che anch'io appassionato, certo, qua a 40, di la voce dei tifosi da piccolo. Sera. Poi due domande, l'insidia del campo di domenica di Verona, grazie, e su Marcos, cosa pensi di questo giocatore, così giovane, già così sembra affermato? Non abbiamo ancora visto niente di quello che può fare la Roma là dietro, perché le chiacchiere, amico mio, stanno a zero quando ti parlano di questo o di quell'altro. Se tu hai una difesa fatta da gente che a pallone ci sa fare, non prendi più niente, non prendi più gol, funziona tutto. Quando si parlava il gioco di Zema, certo che se gli dai quattro pupazzi dietro, ma dove va questo? Ma se gli dai quattro difensori, Balzaretti è un difensore, no? Castan è un difensore. O sto dicendo... No, una anche cosa se da... Balzaretti ancora secondo me non ha... No, ma pensa che ancora non è al massimo di quello che può fare. Visto... Sì, ma però parliamo di quelli di 18-20 anni che, sì, che sì, sono il infatti futuro della Roma, no? Perché questa... E siccome non si riesce mai ad andare oltre il proprio naso, e non ce l'ho con te chiaramente, però se tu pensi che hai giocatori di 18, 19, 20 anni, 22, ma dico, c'hanno il domani davanti, hanno il domani davanti, ed è roba della Roma, quella non gliela può toccare nessuno, nessuno, dai la vera, dai destro, nessuno, ha voglia tu a sparare su sta società, non capiscono niente, quell'allenatore è robaccia, è no, uno messo lì, è uno che ci fa le discussioni, tanto se te hanno fregato te fregano uguale, io sto con Zeman tutta la vita. Certo, certo, però non vorrei che tra 2-3 anni venderemo la mela, questi giocatori affermati. Ma io non credo che la Roma ha dimostrato, guarda, lo dicevamo prima, amico mio, quando tu ti rendi conto che per la prima volta nella storia della Roma dal 27 oggi si riesce a dire di no a una federazione come quella brasiliana, che ci tiene forse più di quella maggiore all'under 20, e non fa partire un qualcuno che è importantissimo per la Roma. Ma che vogliamo più dire? Dobbiamo dire chapeau, tanto de cappello. Sì, sì, ma che me frega a me chi ha messo i soldi, chi non l'ha messo, ritorniamo su cose che non ci appartengono. Se mi fai una squadra come questa, bisogna rivalutare tutti, eh? Baldini oggi mi ha detto aspettiamo sia nel bene che nel male, perché dobbiamo, dico, voi aspettate,
noi dobbiamo, se possiamo, godiamo, perché chiaramente questi ragazzi sono stati voluti, presi da loro, gli hanno sparato addosso, lo sottolineava adesso il dottor Del Greco, ma dico, ma tu te li ricordi i primi tempi con Piris, che non mi ricordo, con Castagna, l'hanno ammazzato, anzi che l'hanno sfornati tutti, no, Pjanic, se si parlava bene di qualcuno e per buttarla nel posteriore dell'allenatore o della società, ti rendi conto, tu te lo ricordi quelli che sono andati via, volevamo ancora giocare con Pizarro, con tutto rispetto per uno che ci ha fatto godere in tanti momenti, tanto, ma tutti quelli che ci siamo venduti dovevano essere quelli titolari oggi, dai, non ci facciamo prendere in giro, perché io ce n'ho veramente le scatole piene. Qui a Roma passiamo da un giorno all'altro, da un estremo all'altro, siamo certo, perché non amano la Roma, amano le proprie cazzate, siccome dicono una tonnellata di fregnacce, di cazzate, lo risottolino l'altra volta, piace, questa è la realtà. Capito? Non c'è più l'amore per la Roma, c'è il tifare la propria idea, e se è contraria a quella che dicono gli altri, tanto di guadagnato, poi se diventano tanti ci godono pure, perché io li vedo, no? le vedove, quelle vere, che non li vedo più né scrivere né raccontare cazzate, aspettano la prima sconfitta per i cicciapponi, questa è l'ovvietà. Io ti potrei parlare di tanti che fanno radio, che fanno televisioni, che hanno sparato delle boiate fino a un mese fa, avrebbero fatto fuori tutti. Un assiduo ascoltatore della Radio Romani, quindi sento spesso queste... Come faccio a darti un abbraccio e a dirti ciao? Senti Antonio, sabato allora al Vienna Club stai? Sabato, la non fai... questo, non questo. No, quell'altro, Roma Milan, allora posti bisogna prenotare? 20, 17, 7 e 50. Non, se vieni per mangiare bene, se non vieni per mangiare, che vieni per stare in compagnia e vedere la partita, è uguale. Dico bene, Alessandro? Sì. 20, 17, 7 e 50. Posso fare un saluto, Antonio? Certo. Volevo salutare Gianluca, Pasquale, la mia ragazza Francesca, e poi se mi fai un grande saluto ad Alberto, mio suocero. Alberto, un salutone, un fortissimamente Roma, che ti rimbombi per tutta casa. Ci vediamo grande. Sabato prossimo al Vienna Club. Sì, grande, un buon saluto a tutti, ciao Antonio. Ah, sì, devo anche ricordare, ciao Fabio, che stanotte c'è il cambio delle frequenze, cioè a voi non vi cambia nulla come numero della televisione, Rete Oro lo trovate sul 18, Rete Oro Sport sul 667, però cambiano le frequenze, quindi dovete rifare nuovamente la risintonizzazione del vostro decoder, altrimenti non ci vedete. Questa notte andrà in giro in televisione il rullo dove vi dirà quello che dovete fare. Quindi risintonizzate il vostro televisore, perché da domani c'è questa rivoluzione che toccherà un po' tutte le televisioni. Il canale rimane lo stesso, ma dovete rifare la sintonizzazione del vostro decoder. Spero di essere stato chiaro, poi lo scriverai bene tu, Sabatino, che col computer sei un'altra categoria. Allora, stava dicendo qualcosa Fabrizio? No. No, io la domanda sul Chievo, se ci sono degli insidi, sì, l'insidia principale è il campo, perché come hanno detto già i miei predecessori, il campo è il solito campo di patate che tutti gli anni, purtroppo, sperando che piove, magari gioca la Roma lassù e arriva sempre in questi periodi, magari c'è il sole anche alle tre. Fabrizio Volante, perché sai che ho i minuti, certo. E ti ringrazio, sopportami ogni tanto, io lo so che sono odioso a volte, lo so bene. L'unico timore che ho è quello delle palle inattive, le palle da fermo. Quel gol che ha preso contro la Fiorentina con 3-4 persone davanti alla porta mi mette un po' di paura. Queste amnesie vanno assolutamente eliminate. Volevo dirlo pure io, però mi ha preceduto. Mi è sembrata una grossa sculata. Pensa che l'ha messo pure Montella. Che è stata l'unica cosa che ha fatto di buono la Fiorentina in quella partita. Cioè, che è la giocatori della Roma. Sì, però io ho visto la partita precedente, lui le fa con la Fiorentina. Sabatino, lì è stato fortunato. E gridiamo forza Roma. Gridiamo. Li apriamo come un abbacchio. Basta. Io l'ho detto e lo sottolineo. Che gli fa la Roma al Chievo, lo apre come un abbacchio. Non mi fa smentire, già te l'ho detto due settimane fa. Antonio, non mi fa brutte figure. Siamo dimenticati Dodò, perché avremo una grossa sorpresa. Dodò se rimagna a tutti quando arriverà. Allora, un saluto alla mia Sara Irò. Ciao. Che saluta loro. Alberto Leonardi. Sì. Il dottor Antonio Del Greco. Sì. Fabrizio Di Francesco. Sì. Claudio Rosi e Sabatino Mangiafame. Ma sai che tu sei un fenomeno. Vabbè, che c'è canti, Piero? Mi sembra giusto il capitano stasera. Mi sembra giustissimo anche a me. Ringrazio ovviamente Alessandro e Tiziana. Ricordate il Vienna Club, l'amico Roberto Di Pasquale che sarà con noi anche giovedì prossimo. Ti voglio bene, Antonio Del Greco.
lo sai Lamberto, ormai ti sei invecchiato da solo, io continuo a ringiovanire, se non la smetto con questo Gerovital tornerò in fasce, Sabatino, Fabrizio e ovviamente Claudio Rosi, grazie. Che sarai qua giovedì, se no ti cancello. Dall'almanacco roma.com. Antonio, scusa, sì. La voglio dedicare e dobbiamo fare gli auguri a Giancarlo Cadolini, che oggi è il compleanno suo, Giancarlo. Presidente del Club della Lungarina. Il gruppo, il gruppo di Zeman, l'ho salutato? Sì. L'ho fatto? Sì. No, perché sto ragazzi, Renato De Angelis, ce la mette tutta, ma anche la mia amica Floriana, ASR Roma Magica. Come godo, fammi godere ancora Roma, io non me ne andrei mai, perché se succede quello che deve succedere. Qui è una festa, tutti invitati, andiamo tutti quanti da Alessandro, se imbriachiamo, balliamo, mangiamo, faccio attaccare sul lampadario, lo sai che succede? La Roma? In alti i cuori e fuori la voce, no, mi raccomando. Perché? Che ho detta io? Ma inizia così. Vabbè, ma io insomma, Roma compia di come la Zampogna. Insomma, è meglio, no? È migliore, diciamoci. Scherzo. Vai, Piero. Se volete applaudire, un maestro comincia a cantare. Ecco. In alto i cuori e fuori la voce. Questa la tagliamo, Roma. È il momento del capitano, del nostro capitano, del simbolo di Roma, del gladiatore giallorosso, del bimbo d'oro, con il numero 10, Francesco! Francesco, la maglia, la bandiera desta bella città, c'è solo un capitano e gli devi rispetto, Francesco non si tocca mai. Totti gol, Totti gol, l'arbitro è buono e tu gli dici de no. Totti gol, Totti gol, perché sei Roma e senza te non c'è storia. Signore, orgoglio giallo rosso desta Roma che fa, c'è solo un capitano e te lo grido col cuore, Francesco non mollare mai, campione dei campioni sei e sarai, sincero e generoso come sei, la classe in un